Hello! Oh, ah! Troppa luce. Allora. Tanto aspetta che sono le 7.52, tanto che arriva un po' di gente, noi setappiamo la live. Allora, la luce è un po' troppa. Ok. Così dovrebbe andare meglio. Vediamo se ho fatto una giocata. No, niente. Tipo in webcam. Oh mio Dio, sono io quello! Regà, ora sei tappato. Secondo te, sentiamo, in quanto si finisce? Insta live. Sei serio? No, no, tutti i filler. Insta live. Così rimane solo la shotosità. Più che altro, quanto è difficile l'ultimo boss fight? Quale? Dai. Allora, ti ho buildato un bel Riku. Prego. Ma sto qui, eccolo nuovo. Sì, sì. Palloncina, basta che ci sia quello, mi guarda. Poi gli resta più un cazzo. Vabbè, raga. Riku non ha salvezza, capito? No, vabbè. Perché non ce l'ha? Triplasma? È una delle abilità solo di Sora, tipo quelle di Ventus. Comunque, raga, stasera. Sì, stasera. Se sarò un po' più spento, non giudicatemi. Perché, madonna, sono uscito da subito rientro, palestrato, ho fatto schiena spalle oggi, perché me la sentivo così. Doccetta e ho mangiato come un cane, mi piaceva una fame, raga. Cristo Dio, non avete idea, la mia idea e poi... Allora, è inutile fare gli XP perché ti ho farmato il loot, però usa il fluimoto per scalarti sta parete. Perché le casse ovviamente non te l'ho aperto. Questo... No, è il... Vabbè, vediamolo. Se okay. Lo fai su un barile un po' esplode. No, qua vai indietro. Bravo, se riesci a salire. Sulle casse così è un po' inutile, ma se lo fai su un nemico puoi rotolare verso gli altri e assorbirli. Eh beh, tanta roba. Gli faccio un botto di danno. Sì. Scherzone. Intanto l'ho sbagliato a Sirkiro. È fortissimo questo. Cosa c'è? Metti la live. E siamo nel mondo of the Barons. Ricordiamo che qua, anche in Kingdom Hearts 1, si stavano picchiando su Enrico. Stavano facendo la chiapparella. No, ora ti prendo, vado nella balena 5. No, io vado nello stomaco. C'erano così, dimmi di nozze. Esatto. Vedi? Ah, non si chiama balena 4? No. Stomaco 5, intestino 2. Pinocchio! Pinocchio! Jiminy! Let him go now! Che cazzo è sto uomo? È basso, quindi non è uno figo tipo Xemnas. Ok, io fin qua. Però basso. Riku and I looked for you everywhere. Furia. Fine. Toya. Sorry, Jiminy. I'm not real bad. Scusa Grillo, vabbè, quando mai tu abbia mai combinato un bel guaio, eh? Pinocchio. Sì, intanto quello lì è rimasto a guardare nell'organizzazione. Sì, lui gli ha detto che aspetta. È Sora? Me? Allora, quasi, le cose sono due. le cose sono due. Ovvero, metto la webcam? Ma
Sì, stai per clashare. Le cose sono due. O c'è arrivato un altro Vexen che fa tipo le gimmick strani. Ah, e ha ricreato un altro Rico. Tizio. Oppure questi sono mondi totalmente a minchia. E tipo Ansem e Xemnas che arrivano, anche loro sono persone esterne. Cioè, sono persone del mondo. Vuoi che ti dico se è una di queste? Sincero no. Ok, va bene. Continua. Perché potrebbe... Comunque te non focussarti su queste, perché tieni comunque la mente aperta. Sì, ti insegna a tenere la mente aperta. Soprattutto sto gioco. Questo è quello, quando ha scoperto come funziona la lore di sto gioco, da, perché si è fatto uno spoilerino. Ha detto no, basta, l'ha droppato. E già da come stai vedendo... Nel senso, se tutte le cose che ho detto non hanno senso, chi cazzo è quel Riku? Tra l'altro aveva la capigliatura di Kingdom Hearts 1. Eh? Aveva la capigliatura di Kingdom Hearts 1, non quella di Riku di Kingdom Hearts 2. Sì, infatti, quello con il ragazzetto proprio. Boh, raga, no, non l'avevo messo gioco. Raga, sono tutto stranito. Sto nella pannaia della stranezza. Va bene. Grazie Nomura per aver messo la parte importante della cazzina all'inizio stavolta. Gee whiz. È un livello di Crash, tra l'altro. Subito. Di Crash 3. No, Gee whiz proprio. Però scritto con la G. E whiz perché c'è il mago. Perché come dice Zeb, solo se sono vero inglese, okay. Per le citazioni. E tu no, tu non lo sai, solo io lo so. Ho detto stesse parole. Allora, volevo fare un piccolo recap di Chain of Memories, però se mi fa rivedere tutte le robe, suca. No, è da leggere. Ah, è vero. Le cronache sono da leggere. Okay. Ah, c'è scritto cronaca, non flashback. No, Salvinus. Se lo flashback te lo faccio vedere sicuro. Salvini. Vai avanti. Cioè, raga, sono da sola a Teglia con mia mamma e mia sorella. Ci hanno chiuso il ma? Ci hanno chiuso la macchina nei parcheggi della... Ma da denuncia proprio. Ma che cazzo, cioè, se ne sono andati tutti. Oddio, dipende. Forse se tipo c'è scritto chiude alle 20, esatto. E c'era la macchina ancora dentro. Posto sì, minchia, Teglia poi. Ganzo Teglia. Teglia top 10 posti più dove, belli. Dove rimanere bloccato. Dove rimanere bloccato. Esatto. No, qua mi sa che torni indietro. Però c'è una big cassa sotto. Ma sì, c'è una bella cassa. Ah! Prova a esplorare. Che cazzo è sto buco? No, cosa ho fatto? Era l'ugola. Ho girato la stanza. Gli ho fatto male all'ugola. Quindi non posso andare lì. Sì, ma potevi andarci anche. Cioè, in realtà sì. Hai aperto una stanza nuova comunque, sì, bravo. Quella. Una delle due, non lo so. No, qua ci sei già. La gola, allora di là. Madonna, questo è ancora più incasinato dell'uno. Oh, un altro lugolo, lo schiaccio? Vai. Oh, hai schiacciato l'ugolo. Ma mi sa che qua era per esplorare. Oh, c'era. C'era un. Cioè, secondo me sono strauti. Ma io me lo voglio giocare bene. Che quando dorme Riku, gioco storia. Anche perché se forzi le cadute. Cioè, Sabacus l'ha giocato stranissimo. Cioè, ha fatto Sora finché proprio non si spammava così tanti non farmi cadere. Che comunque la caduta era tipo a 6. E quindi andava velocissimo. E poi ha fatto Riku. E la madonna. Che cazzo? Perché? Non lo so. Noi siamo un po' esagerati. Esatto. Ma? C'è una big chest. Devi avere il mondo girato. Ah, vuoi prenderla? Davvero? Vabbè. Boh, sì, sincero. Dietro. Non l'abbiamo vista. Sarà la mappa. Ma la mappa c'è già. Allora? Boh, impatto magnetico. Bro, you said about me? That's an impact magnet! Arriva alle 7:30, ma non ci abbiamo dato caso all'ora. E allora, siamo state rescuate. Okay? Rescued. E... lo piazzi in fatto magnetico. Ma sì, sincero sì, non so. Fai prova a buttarti in una stanza e vedi se non ci sei già stato. Questa. Allora, questa zona non è amichevole. Ok. Non è amichevole. Cioè, sì, vuoi dirmi che non c'è una boss fight? Secondo me no. Piccole... Vabbè. Tira dritto e vai avanti. Ah no, aspetta, stai per livellare. Prova un po' il triplato, va.
Fai la bolla, li raccogli io, tutti. Li raccolgo tutti. Minchia, il ghiaccio. E poi premix quando vuoi per farla scoppiare. Attacco aumentato. Oddio, godo l'attacco. Quanto cazzo è livellato? Una macchina da cielo che 10 livelli di sore e 10 di vita. Curati e vai avanti. Ah, lui ha ancora due cure. Perché non ha... Oh, mi sa che devi andare da Lugolozzo. Dai. Madonna, ma è carino sto mondo. Un po' confusionario, ma bello. Vabbè, senti, faccio Si va di Fluimoto, sì. Ma non ci hanno pensato che potevi fare... No, no, l'hanno proprio pensato apposta. Infatti sto mondo è quello dove si sfrutta meglio. Però magari c'è un cassetto. Vabbè, no, super, dai. Infatti hai preso già impatto magnetico. Va bene, basta. È dove si sfrutta di più il Fluimoto in questo mondo. Eh beh, guarda cosa puoi fare. Fighting the bears. Qua secondo me, qua c'è un save se ammazzi i nemici, se non sbaglio. Quindi ti consiglio di ammazzare i nemici e prenderti il save. Dai. È danno c'è. Ma zi, pallonciera su quello con poca vita. No, ma pensavo che andassero anche sugli altri. Non segui tipo solo uno. Se lo ammazzi subito è vero, va anche sugli altri, però. Se ne parli gioco Overcooked. Guarda. Stasera piccola castrazione. Overcooked l'abbiamo fatto. No, zi, è da rifare, ti prego. Abbiamo fatto nel torneo 1v1. Perché abbiamo fatto una live, torneo 1v1 tipo Blur. Che c'è la ruota. E escono i minigiochi, escono dei videogiochi che abbiamo sulla play. Così almeno facciamo le 1v1. E alla fine delle due ore di live che ha fatto più vittorie vince. Ed è uscito Overcooked 2. Sì, te non hai idea che quanto è stato bello giocarlo. Praticamente mi ho scoperto una cosa. Che puoi andare a tipo mid gameplay. Sì, perché mid abbiamo play. Giocato contro. Quindi mid gameplay puoi anche... Ma rile d'acqua ha dato. Comunque puoi andare gratis. Sì, puoi andare. Cioè puoi andare a rubare i piatti dell'altro, sì, e mettere uno di te. Puoi andare a rubare la roba. Fighissimo. Per una meccanica cambia tutto lì. Ma è bellissimo. Sincero, gaserebbe uno per tutto. Niente, sto zitto. Cioè, grande bosta. Col save davanti, ovvio. Vabbè, ma secondo me lo scioglie se è stralivellato. Che schifo! C'è pure il suono questo dello scarafaggio. Questo mi ricordo che era fastidioso. Godo che mi ha livellato. Per la stanza. Se le palle, cioè, che recupero. Si sta. Cross incendio. In teoria con un tripla smozzo. Ma sai che non è così? Cioè, sono livellato sempre. Vai, fagli un Electro Smash. Perché... Sì, sì, si è livellato, zio. Cancella salvataggio. C'hai la doppia unione, se vuoi. Alla tua Nante. Cosa ne pensi che sarà appena scritto cancella salvataggio? Cancella salvataggio? Di cosa? Questo gioco, intendo. Ma perché? Non capisco la cheat. Nel senso, nessuno ha mai cancellato salvataggi. Non è mai successa una cosa del genere, no? Almeno io non me la ricordo. Perché sarebbe stato veramente brutto, cioè, come evento. Ma io effettivamente non so dove tu abbia effettivamente potuto vedere una cancellamentazione di salvataggio. Ma che cazzo fa? Lancia la merda. Boom! Proprio quando... Oh, vabbè. Madonna, hai preso. Cioè, questo tipo ne spari un botto e vinci. Dai, vuoi usare il Fluimoto, madonna. Vai sulle pareti, vado di Fluimoto. Boom! Minchia, hai visto quello che ha fatto? No, c'era. Ecco, cosa devo fare? No, oggi sono tutto al contrario, vedo male. Boom! Madonna, ti faccio danno, zio. Quell'attacchino prima di entrare mi ha aiutato. No, devo andare dall'ugolo. Dov'è l'ugolo? Non c'è. Sarà dall'altro lato. No. Madonna, si followano. Oh, un golozzo. Sì, ma non cade, cioè. Allora è inutile al cazzo. Era per questo che mi ricordavo fosse fastidioso. Mi ricordo che quando avevo la versione di Sora, sono caduto e l'ho dovuta rifare. Tipo, sono caduto che aveva tanto così. Madonna, no, zili, da proprio da bestemmia. Cioè, perché ho detto, vabbè, non me lo sparo e non farmi cadere. È quasi morto. Cioè. No, zi, palloncino un po'. Perché se oltre a quelli, pensa che c'è pure quello iniziale. Vero, però zi, sincero. Ciao ragazzi, ciao Claudio. Ciao Claudio. Oggi Kingdom Hearts. Ok,
che ieri ci siamo casati con Dark Souls 3 e i vari youtuber. Esatto. Il plasma qua. Dai, shottalo con palloncino. Appena scende. Fatto. Pensa un po', un granchio che peserà 700 kg viene ucciso da dei palloncini. Che esplode, fanno pip. Proprio ti dà anche l'animazione, capito? Esatto. Sì, ti ho fatto una build con gli spiriti più che altro. Pinocchio. Ok, tutto ritornato alla normalità. Possiamo? Ok, direi che puoi andare avanti. Passato. No, che magari dici. Qua dico di sì. Tanto l'hai vista la scena clou di questo mondo. Il mondo è stato liberato dall'oscurità, ma non se n'è ancora risvegliato. Ok, quindi sono tutti un po' scossi dall'oscurità. Ok. E immagino che dopo che il sogno sarà liberato, loro avranno paura dei mille piedi, quindi devono andare a uccidere un'orda di mille piedi per... e poi ci sarà un boss della Madonna, no? Poi vabbè. Cioè si inventano cose, ma cosa cazzo vuol dire che è dormiente il mondo? Te l'ha spiegato all'inizio. Questi no, perché questi non sono i veri mondi, sono i mondi che stanno sognando. Sì, ho capito Vez, ma cioè è esagerato. Vabbè. Infatti ora capisci la scena di Chain of Memories che Sabaku ha detto no. Continua direttamente dall'uno. No, non è qui. Adesso Sora si sveglia ed è in un tulipano e si gioca nel cuore del tulipano. Esatto. Adesso capisci la... E... Devi forzare la caduta perché devi... Guarda, no, si devo far Riku. Fai cadi. Cioè... Devi far Sora. No. Cadi. C'è proprio cadi. Sì. Vedi dei balocchi. Vai. Ora più. Previsione. Sono quelle cose che ti dicevo. Minchia. Barile d'acqua. Vai avanti. E piazza il barile d'acqua. Ma no, non è che lo scegli. Non te lo fa scegliere. Ora c'è quello. E ora c'è questo. Peccato che avrai un cazzo di... vedi il problema? È questo. Che Sora non livello... Sora non ha boost ora. Riku aveva 3 attacco. 3 attacco gli avevo dato. Gli faccio un... Non rallenta caduta, non ha molto, sì. Bonus affinità e rallenta caduta. Ma lì perdo questi punti. Che vuol dire? Se non li uso. Diventano 22 mani. Ma che cazzo me ne frega di mani? Fai caduta e affinità. Comunque ti ho sbloccato la... Non c'era la parata cura, però c'era la parata sonno. No, ti spiego. Ogni volta che pari sale la barra caduta. Danni. Nomura fumava parecchio. Devi scappare da sto mondo, ero a farmare. Vai via. Ma mi sa che fumava anche tanto. Cioè... Beh, vai avanti. Ma sicuro che non devo usare Riku? Secondo me devo usare Riku. No, non puoi fare più niente con Riku. Ma mi sa che c'era il cosino. Non puoi fare più niente con Riku. Devi fare il paese dei balocchi con Sora. Dici? Sicurissimo. Perché avevo visto la targhettina Riku con Sora. Perché è completato con Riku. Vai avanti, zio. E dove andiamo? Devi scappare da sto mondo. Devi trovare un salva. Dai. Sì, vabbè. Comunque non conviene mai usare il quadrato, sempre il cerchio, il salto. Sì, c'hai ragione, anche perché te la puoi gestire molto meglio in aria. Cioè, guarda, ecco il salva. Tu fai così, salti, e poi quando vuoi fai quadrato. Sì, è molto giusto. No, zii. Vai, vai subito sul salva. Qualcuno sa se Nomura ha mai avuto dei problemi in famiglia? No, è mio padre. La pannaia del mio padre, del Nomura. Mappamondo. Mappamondo? Ma la pannaia. Vabbè. Vedi, devi farlo con Sora. Ho già visto la stufa, lo sai. Hello! Com'è, Marco? Ieri, mica, ti sei perso una live della Madonna. Su Dark Souls 3. Abbiamo fatto... abbiamo fatto le... qua, sì. Come si chiama? I guardiani dell'abisso, boss della Madonna. Dove esserci, fieti. Abbiamo fatto delle robe fighissime. Comunque, come stai, Marchito? Anche te, Claudio, come state? Facciamo un po' di just chatting, no? Non è just, è also chatting. Also chatting while playing the game, lo chiameremo. Oh. Vai avanti. Sei livellato. Sei livellato. Tu in fondo lì c'è Pinocchio. Oh. Pinocchio! Le mie orecchie aiuto. Perché? È troppo alto. No, perché ho fatto... Oh! Pinocchio! Te come stai, Claudio? Era un mimico. Vabbè, si vedeva, dai, aveva lì le capellazioni.
Questi sono tipo infatti zii toccato qua. Tra l'altro quelli lì quando li incontri in giro diventano delle gocce, dei punti caduta, perché sono dei mini. Poi ti è vai, tipo ditto. Vai vicino e diventano, esatto. Oh, vai 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 vai, assorbi. Ah no, è perché gli ha fatto il gravità zero. Mi sa che gli ha fatto un battito da spinello. Ah. Ah raga, è il nome del nostro brother. Poi salvezza, in mezzo. Ah è vero, è quello che... Sì, vabbè. Però li shotta tutti, è molto più forte che il Barba Sleep. Sì, cura meno di Barba Sleep, ma fa molto più danno. Stanco per il lavoro, cosa... Purtroppo è qualcosa che... Tra l'altro oggi ho fatto... Ho esposto un lavoro sull'etica. Cioè, ho esposto una slide alla classe sull'etica del lavoro. Così per dire. Fatto sta che, sì, parlavamo un botto di robe, della flessibilità del lavoro, di come effettivamente in molti casi toglie proprio vita sociale. Però è incredibile. Però niente, devo fare così. Tanto noi stiamo grindando. For one day making us mom retire. Ma Kingdom Hearts mi rilassa sempre. Oh. Beh, guardarlo di sicuro più che giocarlo a critico. Quello sì. Rilassa, ti stai lì e guarda. Ricetta fantullare. Fantagenitori. Guardatelo giocato da noi mentre ti parliamo e ti coccoliamo in questa piccola live. No, a parte scherzi, ti rilassiamo noi se vuoi. Sei nel chilling con noi. Cerco di non urlare stasera. Facciamo così. Meglio per te e per le tue orecchie. Purtroppo, siccome sono stupido, dovrei seguire il Mimic, anche se l'abbiamo visto che è viola. Che è viola. Però questo mi sa che è uno shot. E sa che è qua in cima, eh. Qua. Pinocchio. È viola. Cioè, vabbè. Ma pure il grillo parlante è così stupido. Non perché non è il vero grillo, però in realtà è più simile al cartone vero, se è stupido. Imposter. Raga, un giorno Among Us potion. Sto anche nell'astro puzzo. No, per spiegare un po' la situazione mentale. Riassume proprio nell'astro puzzo, ci sta. No, non ho visto dove dobbiamo andare. Ha detto nel... Ma è chi è che è caduto? Ah, fuori dal Luna Park. È caduto lui. No, no, è di là. Puntati. Ok. Ecco, cos'è che sto dicendo? Che era riassunto con l'astro puzzo. L'astro puzzo, no, volevo dire qualcos'altro. Circus! Oh, c'era la big chest. No, c'era una chest e basta. Non volevo attaccare, assolutamente. Ciocco Bronze. E qua è tutto un corridoio lunghissimo. Leggi. Ah, scusa, che zii non sento bene. Io ho delle mie compagne che mi si dicono ogni volta dopo 2 secondi sono già amiche. Io, what the fuck. Ah, questa è la tua. Ah, comunque, grazie per le tue storielle, Marco, perché ogni volta ci smorzano un po', ecco. La serata, ce la rendi un po' più tranquilla. Comunque sì. Stai tranquillo, Beta. Anzi, questa cosa io, soprattutto ora che sono già più grande, la vedo molto nei maschi. Cioè, nei maschi succede che noi magari ci riempiamo di botte, pam pam, gancio, e poi il giorno dopo, com'è, zi? È tutto finito. Le donne, minchia, si legano le cose, ma non al dito, se le legano, madonna, nelle mani. Cioè, proprio, c'hanno tutte le cose legate e fanno tipo, aspetta. Prima di parlarti devo controllare una cosa. Libro. Nel 92 mi hai fatto questa cosa. Non ne sono felice. Me ne andrò e senza dirti ciao. Fan così, zio, le donne sono roba. Curati di dire. Sì. Mentre sì, nei maschi si riesce a fare un salvezza, li shotti tutti. Ah, di per poco. Ma salvezza o è ultimo arcano sta roba? Cioè, salvezza. Non mi cadere. Quello non è Pinocchio. Quale tra i tanti? Beh, di sicuro. Poi se intendevi il Mimic di prima, vero. Vai avanti. Boom! Sei stralivellato, perché ci sarà la porta lì. La porta lì tutto in là, vabbè. Magari c'era un ultimo arcano. Madonna, che creepy, ti guarda. Ti segue. Oh mio Dio. Questo so gioca un minino. No, occhio, a non tornare indietro. Certo. Sembra la stellina di Toy Story, delle palline, ti ricordi?
La stella della la palla della Pixar? Sì, la palla della Pixar. Grand Potion. Non si vede dopo mesi parlano come se non la fosse, invece le due ragazze non sanno cosa. Esatto, vero. Cioè, tra i ragazzi si possono anche. Possono anche passare anni, mesi, decenni. Che ti vedi fai. Com'è, oh, bro? Fratello. Oh, frate. Oh, my stars above. We've got to do something. Ok, I got it covered. Giusto, vero. Lo dice pure Marco. Marco ci filla. Lo filla. You two better get out of here. E loro ovviamente a guardare. Aspettano. E poi Keyblade Dozzo e si parte. Oh, è rosso. Minchia, come gli occhi rossi in. Puoi spazzare via. Spazzare via i amici che rimbalzano. Madonna. Più che altro no, quelli che ti fanno saltare. Cerca di farti subito quelli, zio. Zubat, cioè, vedi. Se salti il momento giusto. Curati. Top, ti ho preso. Mi sarei morto? Sì. Qua conviene allora fare solo così, praticamente. Ma quei punti sono quelli. Punti caduta, esatto, quelli che usi alla fine. No, ma non è che tu sei alto più fai danno. No. Però sarebbe una bella meccanica. Bravo. Pam! Come il nuovo martello di Minecraft. Hanno messo il martello ora di attrezzo. No, hanno aggiunto un nuovo attrezzo dopo 7000 anni. No, non è un attrezzo. Cioè, nel senso, esiste, ma non è che c'è legno, un diamante. C'è solo di un materiale, che è un materiale del Blaze Blue, tipo. Lo metti nello stick del Blaze Blue, un blocco particolare, hai il martello. Come funziona il martello? Che più sei in alto, più fai danno quando atterri. È un'arma d'attacco. Sì, in più, se riesci a hittare, se il colpo va a segno, non prendi il danno da caduta. È proprio per fare i trick di Dream MLG, no? Qui è rischio ricompensa, perché ti devi buttare dall'alto. Figo il martello. Infatti c'era tipo tizio. Che bello, gran salto. Tizio con armatura in nederite, tutte il B con le robe. Ed era. Oh, aspetta, lo dico dopo. Siamo un attimo focussati. Esatto, è quello che sto dicendo io. Aspetta, una cosa. Vedi perché l'ordine è sbagliato? Cioè qua dice Zeml, cioè è qua che lo incontra per la prima volta. Sì, ma vabbè. That's managed to grow a heart. Just imagine that. Pinocchio isn't anything like you nobodies. But if Pinocchio could be given one, eccoli. Shouldn't you be able to have a heart inside you too? Madonna, raga. Ma è suo figlio. Hanno trombato Xehanort. No, Xemnas e Anselm. Tu non sei molto diverso da noi. Che cazzo vuol dire? How am I anything like a nobody? That doesn't make any sense. Infatti, Sora non è. Cioè. Vabbè, lo sai. Cioè. Poi ieri ho scoperto con mio compagno la scarlattina. Minchia, brutta. Brutta, beh. Staci lontano. Tu non sei molto diverso da noi, in che senso? Non puoi ancora. Cioè, è nel gioco, lo spiegano tranquillo. Oh, raga. Comunque, vai avanti, direi speedrun, zitto, proprio speedrun. No, c'era la porta dietro di te. Ma c'è Sirius. Da dove sei arrivato qua? Comunque ti dicevo, tipo l'Ender Dragon, cioè tizio con l'armatura. L'altro c'è Elytra, razzi e martello. Madonna! È vero, puoi fare tu. Dobbiamo andare. Ma adesso, no, sei arrivato da qua. E infatti, te l'ho detto. Sì, però era chiusa, hai visto. Si vede che devo andare sopra, forse. Devo entrare lì. Ma non penso. Ma no. C'è il trapezio. Ma no, zio, non devi fare un cazzo. C'è il trapezio. No, non volevo. Non devi fare niente qua. Ma c'è il trapezio. C'è il trapezio.
E io ho detto, ma vaffanculo. No! Seminano indizi, non dico altro. Sì, sì. Ma seminano indizi. Oh, raga. Cioè, cosa mi può. Cosa vorrebbe da dire? Non è che. Tu non sei molto diverso da noi, ha detto, ok? Sì, che è la stessa cosa che gli ha detto da Tron. Niente, dobbiamo fare tutto il giro indietro. Allora. È la stessa cosa che gli ha detto da Tron. No. Riassunta. Cioè, io non me lo ricordavo per niente che era. Cioè, non è fatto bene che devi tornare tutto indietro. Vabbè, come design. Boh, raga, cioè, ci sta. Io lo sto sentendo che stanno comunque piano piano dicendo qualcosa. Però, raga, ti lo giuro che non ci arrivo. Boh, minimo proprio, non so un cazzo. Cioè, non mi viene nulla. Vabbè, ci sta comunque. Sì. L'avevi massimizzato quasi. No, no, era lì. Falli. Man mano che vai avanti, sarei sempre più confuso finché poi. Finché poi non arriva al climax e ti spiega esatto. Tutto. Come in ogni Kingdom Hearts. No, qua è molto di più. Cioè, qua è molto più confuso come stai vedendo. Lo faranno tutto indietro a quanto pare. Well, I hope they got home safe. E ora. Oh, stellina. E ora spona Topolino. You must be Sora. Questa qua l'ha fatta turchina. Sì, di Pinocchio. And you must be the Blue Fairy. The Blue Fairy. La turchina. Turchese. And I'm afraid that I have grave. Salve a tutti, a quelli belli e a quelli brutti. Devi mettere la catchphrase ogni volta perché devi fare l'entrata ad effetto. Tu fai l'entrata ad effetto ogni volta. Tipo ieri cosa che hai detto? Qualcosa del genere. Splendore, qualcosa del genere, non mi ricordo. Da qua la trama diventa complicata. Madonna. Vabbè. In fondo al mar. Quei due piccoli sono partiti immediatamente. Sì, ti dice che devi seguirli giù. Tanto andiamo avanti, sì. Cioè, il 90% dei filmati di Dream Drop Distance. Sì, se non ti dispiace, devo andare proprio fast a pisciare in bagno. Arrivo perché mi sto pisciando addosso. Arrivo subito, ragazzi. Non vi lascio da soli, eh. Non si tappare uno scherzo. Allora, raga, come scherzo potremmo fare che gli cancello il salvataggio e si deve fare tutto da capo. Che ne pensate? Allora, vediamo un attimo di setappargli invece dello scherzo un po' di comandi. Anche perché ho livellato così Instalive. Instalive magari riusciamo. Ah, yeah, sono lo showman. Eccolo. Ieri ho esordito con un sono. Ecco, Mega Fusti era. Come. Ercole. Cos'è? Sì. Ah, gran salto, non ce l'avamo messi. Parata risveglio. Comunque. Instalive, io punto a finire tutti i mondi filler. Dovremmo arrivare al mondo che non esiste in teoria in sta live. Perché poi tanto confermate che dopo questo c'è solo il coso dei moschettieri e fantasia, giusto? Cioè almeno io mi ricordo così. Qua come potete vedere off camera c'è stato un po' di farming. Oh, si vede bene? Sì. Io ho fatto una build abbastanza decente. Poi purtroppo non abbiamo proprio materiali per farmare per creare degli spiriti decenti. Ma perché se non vai avanti nel gioco, giustamente, non è che ne hai poi tanti. Io volevo fare questo perché mi ricordavo che lo usavo. Capriccio nobile, perché sono straforti. Non essere tappato nessun tipo di scherzo. No, ti ho messo gran salto che non ce l'avrà mai, non ce l'avrà messo. Ah, vero. E un po' di. Ti ho messo a posto un po' al meno. Non vedere una minchiata. Eh? Devi rimettere le cuffie, non dovrei dire niente. Sì, intanto vai avanti. Aspetta, voglio leggere. Sono lo showman, ieri esordito con un sonoro. Ah, Mega Fusti, è vero! Sì, sì. Madonna, sei il God. Mi sembra di sì che manca, se no. Ah, vabbè. Comunque Mega Fusti penso sia uno dei top 10 complimenti che abbiano mai detto. Oggi, Gabriele, mi sono deciso a postare una foto del mio possente ed enorme back. Oh, quanto cazzo rompono sti cosi? Godo. No,
raga, non ci posso credere. Mi ha messo un like alla foto della palestra. Tipo quello più grosso della mia palestra. Raga, non avete idea, sono tipo esterrefatto. Mi ha messo like alla mia foto, quello più grosso della palestra. Cioè, domani io, raga, vado in palestra e gli faccio una pompa lì davanti a tutti. Madonna, ma vabbè, non me li devo fare per forza, senti. Vabbè, avanti. Ma sì, infatti, c'hai ragione. Volevo semplicemente aspettare. Ma sei stra overlivellato. C'hai ragione. Hai droppato sui G? Sì, ho droppato sui G. Che se non sbaglio dovresti seguirmi. Questo qua? Ok, ora sento. Ma il piccolo ranocchio? No, sono sfide extra. Prova. Accetta la sfida. Senti, confermi che senti? Non confermo. Ma certo! Oh. Non confermo. Non senti? Sconfiggi di vora suoni, dai, ti riempio di botte. E la madonna! Dimmi quando senti, altrimenti. Io non te lo sto a chiedere se senti, capito? Tu non sappi che sono di un cazzo di grosso. Sì, raga, ma non penso che si possa fare questo livello. Cioè, boh. Cioè, mi sembra un po' strano, non è che sono... Metto 2 ore e mezza. Almeno lo preparo. Cioè, poi se ne va, mi dici, no, sei una merda. Cometa, prova cometa. Madonna, le animazioni. Ah, cometa era questo, è vero. Palloncioccio. Si continua così, palloncino. No, ok, niente, non potevo secondo me. Mi ha dato il cuoricino. Senti? Non confermo. Ma che cazzo vuol dire? Le accendo e spengo, provo. Ah, Gabriele Perugina ha messo mi piace al tuo post. Chi sarà mai questo Gabriele Perugina? No. Barile d'acqua, zii, me ne sta dando un botto. Buono. Ora sta facendo tu. Ok, dimmi quando senti bene. Va bene. Senti? No. Come no? Oh, aspetta. Ok, senti. Okay, alleluia. Raga, sei stato un attimo. Vabbè, tanto c'ero io nell'intrattenazione. Sì, volevo fare uno squalozzo. Sotto c'è qualcosa. Lo sento. Ehi! Ma sì, sono tutti giocattoli per i cosi o gran pozioni. Cioè, tu vuoi dirmi che questo panacea che ho appena trovato non mi servirà mai? Occhio, non morire. Ok, me ne vado. Per ora non detran, eh. Vero? Esatto. Vabbè, mi interessa il livello inti. Guarda qualcosa di figo qua. Come, dove devi andare? Cioè, ho trovato la strada. No. Però ho trovato un piccolo. Vai avanti. Oh, i cristallozzi gli servono. Devi fare il giro. Andarti là. Me la ricordo sta parte, non mi era piaciuta. Più che altro abbastanza dispersiva, se devo essere sincero. C'è una manta. Ma sì, sono inutili le casse normali. Ma mi ha dato la cassa. Una cassa normale, guarda, mi ha dato la spruzzatrice. Le spruzzatrici è per colorare gli animali. Non servono a niente. No, ma avevi dato un barile d'acqua prima. Vabbè, ma zii, c'hai 3000 manni perché l'ho farmato, costa 80 un barile d'acqua. Minchia, allora. Pensa che te ne avevo comprati, ma penso 30 per livellarti gli animali. Raga, questa live vi risparmio le orecchie e non faccio il giochino con la canzone. Madonna, l'abbiamo già fatto tanto off camera. Esatto. Salva? Direi che... Ma il saving.
Ah, quindi... No. Ah, mica, mi stavo... No, zii, ho rivissuto i flashback Madonna del Vietnam qua. Madonna, zii, mi hai fatto cagare addosso. Ho detto in quel millisecondo, minchia, una seconda volta l'ho fatto. Così, devi... Cosa? Sto qua nel frame lag. Fai webcam gioco. Cioè, pausa gioco. Vai avanti, te. Ok. Tu vai avanti. Ok, non sei ripreso. Comunque, raga, streamare... Mi sa che devi entrare qua. È veramente difficile, non sto scherzando. Non tanto per l'intrattenimento, ma perché Streamlabs... Cioè, boh... Perché devi stare attento a 3000 cose. Tanto il danno già, esatto, è caduto. Che palle. Vabbè, ma... No. Dove vado? Tira dritto. Cerca di stare... Sì. Di sfruttare le pareti per continuare a usare il fluido. Che bello, gran salto. Ma questa è un'altra. Non è che mi porta da qualche parte. Sì, ma è per esplorare. Ah, no. Non è come il delfino di Ariel che Madonna, devi prenderlo per forza. Il delfino di Ariel, ragazzi, non capivo nulla. Insomma. E ora indovina chi spawna? Tarta Pippo. Ma basta che non spawna... come si chiama la sirena di cattiva lì? Ursula. Ursula. Questa è la balenozza. Non penso che siano, che abbiano la fronte così gigante le balene nella vita reale, sai? No. IRL. Sei chiuso? Aia! Quindi immagino che ci sia una boss fight con la balena. La butto lì. Dovrà essere il tuo incubo. Ti sposi, sull'altare ti viene il Vietnam flashback di quando hai tolto il salvataggio del platinato fratello. Vabbè, ma manco Minchia. Fosse di Kingdom Hearts 2. Cioè, lì sarebbe stato, allora, un colpicino al cuore. Allora, secondo me fosse stato di Kingdom Hearts 2... Rimanevo così per 3 live, nel senso anche per 3 giorni. Tipo, prossima live su... Cazzo ne so, su... su Dark Souls. Bella, oh raga, oggi Dark Souls com'è? Ve la passate? E lui... Sì, poi vado al lavoro così. Tipo Eren nella prima parte dell'ultima stagione che rimane handicappato, no? Cioè? Ti ricordi Eren handicappato? Quando non si sa ancora che è Eren, cioè si vedi solo uomo con i capelli lunghi, sì, che guarda al basso e fa... Sì, però non era depresso, era solo così. Cioè, no, io rimango bloccato, tu rimani tipo... Senza beta la balena. E ovviamente dal nulla... Questo è il boss dove ero tanto così è caduto. E lì bestia. Cioè vai col Keyblade e fai fu. Ti perdoniamo. Si perdono tante cose. Ma non credo. Sì. Il crostaciale. Secondo me devo uscire. Sì, per sbaglio mi sono messo quello. Qual era? Spinello, giusto? Sì. Ok. E sei su un... Ok. No, ok, perché l'ho fatto per sbaglio prima. Ma non tanto, non ti cambia tanto. Che palle, non posso usare il free modo qua. Vediamo quanto danno fa salvezza. Ma è per le orde di nemici. Qua palloncina. No, sono... Qua palloncina, palloncina. Carrieranno. Preso il volo. Sì, comunque c'ha ragione. È quello che ho sempre detto finora. È che mi gira. Cioè, non è che mi gira il cazzo, però mi dà noia il fatto che sono praticamente tutti uguali. Cioè, i colori, cioè, alla fine. L'unico boss originale è stato quello di Tron per ora. Ma nel senso. Madonna! Nel senso, Kingdom Hearts 2, ogni boss tipo arrivava acqua. Sì, acqua, scusa, arrivava Dance Water Dance. Sì, cosa stai facendo? Stai guardando il menu dei comandi. Dovevo arrivare a palloncino, non lo trovavo, Cristo Dio. Sì, che sta facendo sta cosa? Kingdom Hearts, diciamo. Curati. Vabbè che c'hai una vita, ricordati quale c'hai Arcanum, c'hai ult, sì, ultima. Emergenza. Si chiama così sto gioco. Non si decidono comunque. In uno si chiama Ragnarok, nell'altro Laguna Rock, cioè. Che poi, ultima chance in italiano, quello originale è seconda chance, che ha molto più senso. Non ultima. Seconda chance. Anche perché se ti curi non è l'ultima, cioè. Ma zì, è possibile che fa tutte ste robe? Puoi fare una doppia unione, se vuoi. Figato. Cometa. No, cometa in prova, vabbè, prova. Sì, è quello che fa.
Provala. Sono lontano, pure di non colpirlo poi. Madonna, zio! Ma prende tutto lo schermo. Dove cazzo vuoto? Sora così. Io ho solo paura che cadi prima della fine, boss. Ma è stata una merda. Vabbè, vabbè. Picchio, meno, meno. Più che altro devi sfruttare i palloncini qua. Madonna, il danno. Quanto cazzo li hanno fatto? No, c'erano i palloncini rimasti. Palloncino. Ma guarda pure, guarda. Ah no, sono pure palloncino. Electro Smash, guarda. Sì, fa un... Electro Smash non è male alla fine. Non è male per niente, infatti. No, c'ha pure due fasi. Occhio. No, ok, Distruggi il ghiaccio che sta impiccando. Vai, vai, vai. È vero che si chiama mostro. È davanti, bravo. Puoi toccare qua e fare il fui... Fui moto. Rolla e basta. Salta e vai là. Rolla, salta e vai là. Anche qua la hitbox poteva essere fatta male. Vai. Usa cambiare realtà, buono. Sì, comunque sì, stavo continuando. Che la... L'unica pecca, come hai detto te, è il fatto che i boss sono... Non sono ripetitivi alla fine come il moveset, però sembrano ripetitivi. Perché un bozzo di colori. È un bozzo. L'avessero fatto di colori originali. Esatto. Che non potevano, perché i divorasogni sono tutti colorati così. Sì, vero. No, vabbè, sto controllando un mostro. Appena lo tocco schiaccio finisce, poi sbaglio il bacio. Giusto? Sì. Nella pannaia del finish. Oh, occhio! No, vabbè. Mi scoppia la bolla. Bolle bollicine si chiama. La luna... Non è fatta benissimo. Guarda, sì, sì, ma secondo guarda. Te, ma guarda che è già tanto che i riflessi della luna sono fatti così bene su 3DS. Che i riflessi della luna. No, no. No, occhio. Finisci? Oh! Ok, bello, grazie. C'è un altro Tanto slottino. Giusto. Nella pannella dello slottino. Esatto. Ci piazziamo un'altra energia, direi. Oh, ok. Infatti non c'era manco il cuoricino. Ho detto cazzo, tipo quella volta con acqua. Che va. Poi è rimasta così. Sono in vuota? Niente, rientriamo in mostro. Anche perché se no non ha senso il fatto che ce ne andiamo. Facile, sì, ma facile perché sono mezzo livellato. Cioè mezzo livellato. Sono livellato. Comunque sì, Ganzo, dai. Easy as fuck, man. Cazzato. Dove siamo? Ora parte Port Royal. Dimmi che parte la song dei Pirati dei Caraibi. Parapappa, parapappa. Se parte, madonna, penso. Non pensi che parta? Ho capito. Dopo tutto questo. Minchia. Grande Sora. Ok. Poi? Vabbè, cazzate di Nomura, puoi schippare. Qua Nomura ha detto, ma ci spariamo due minchiate. Esatto. Ce la spariamo. Qua ci ha sparato una bella minchiata. Andiamo avanti, va. Vai, Sora, non hai capito un cazzo. Chiave del panorallo. Che c'erano due parole. Il Topo Lux. Eccoli, Goat, eccoli. Vedi? Sì, anche loro l'hanno capito ormai come è Sora. Oh! Non pensate che? Non pensate. Non pensate. Sora! Oh. That raven is Maleficent. Ah, la crede anche in sto gioco. The Maleficent Crow. Why, that's Minnie's. Minchia, lettera di riscatto, 7 miliardi di euro. Sì. Vuole 7 miliardi di euro? Gorsh, cosa dice? Dammi i soldi, io torturo Minnie. Allora, ma l'aveva capito anche senza la lettera. Minchia, grande. The letter says for me to return to Disney Castle or else. Madonna, comunque Topolux è il duo, cioè, ma te lo giuro. Una volta che lo vedi ti sale un po'. Oh, guarda il topolino, che bello. Ti viene da dirlo. E poi è il re. È il King Topolux. I guess you're right, pals. We friends need to stick together. Stick. We'll be back. Lui sembra incazzato, madonna.
C'ha gli occhi così, aia, spalancati. Abbiamo visto la Gumi per un mezzo secondo in sto gioco. La Gumi. Timing is too perfect. Sta too succedendo qualcosa di troppo big, eh? Malefica nel precipito, un cambiamento nelle forze dell'oscurità. Sì, va bene. Stanno cercando di dare un'importanza con la scrittura change malefica. Like Xehanort. A change. Punto. Like Xehanort. Che è successo a questo Xehanort? Cos'è? Si è sdoppiato? Oh, non me lo ricordavo per niente che devi tornare indietro. Figo però come cosa. Non me lo ricordavo per niente. Vai, vai. A Traverse Town. Visita questo visita mondo. Visita questo mondo, direi. Non vuoi fare il tuffo. Perché siamo tornati qua, poi? Boh. Figo, ma a me piace un botto sta Traverse Town. È molta più, molto più ampia. I'm back in Traverse Town. Joshua. Why, hello down there, Sora. I've been waiting. Toh, guarda che è arrivato. Toh, guarda il birra. È il birrazzo. Toh. Comunque domani, ragazzi, arriva il gioco. Now? Neo the World. Now? L'abbiamo coppato. L'ha coppato. You're the one who said you were waiting. You know, you're turning more into Neku every day. But listen, sono felice che voi due siete qui, perché? Does that mean Riku's here? Yes. But you and he are still a world apart. He didn't seem especially worried though. He knows sono un mondo di distanza. Yeah. Sì, ti ricordi quando erano qua insieme? Sì. He and the others all lui e tutti gli altri hanno trovato la loro partner. Oh, ok. They're back home safe now? Remember what I told you. Their existence is on the line. Era mondo 1000X comunque, beh, Traverse Town è fiero. Sì, questa Traverse Town mi è piaciuta, ma di gran lunga rispetto agli altri mondi. Rimane migliore quella dell'1 per il livello che cioè di nostalgia che arrivi. Chi entra fai? La Traverse Town dell'1 rimane casa. Stavolta la missione è molto dura. Devono affrontare dei vari sogni che puoi invocare moltissimi altri come se stessi. So, I was sort of hoping you and Riku could help us out. You have your keyblades, and with those, we might still have a chance. Ah, giusto. Cerchiamoci il keyblade. I'm glad he's here with me. If he is, Riku's on one side. Riku è da un lato del portale e tu sei dall'altro. Sì, ma penso che noi l'abbiamo capito. Sora magari no. Infatti Joshua fa bene a ripeterlo. Comunque è fedele. Guardalo. Sta aspetta, Sora. Ce la fai. Don't worry. He's with me. Even when it might seem like he's not. Sì, ok. Quando non capisci un cazzo, butta fuori la frase sul cuore. You and your friend are lucky too, Joshua. I appreciate you saying that with conviction. Joshua al goat, you have no idea what you're talking about. Hey. Mi sa di sì. Anyway, Neku e la sua partner sono bloccati nella piazza della fontana. Immagino che non erano noi. Andiamo. Sì, ha detto che serve il nostro aiuto. Vai, perché... Keyblade. Oggetti. Vediamo un po'. Boom. 10788. No. Aspetta. No. Attiva meno cambia realtà, Suka. Un bonus extra attacco. No, zi. 10-7. Questo facilita i colpi critici. Metto disco doppio, zi. Che palle. Vediamo. Vai, speedrun senza toccare terra fino alla fontana. Ti ricordi dov'era? Devi risalire tutto questo coso. Vai. Occhio. No. Ok. Boom. Vai. Boom. Bravo, continuo. Boom. No. Ma che mi ha messo a pato proprio qua. Vabbè. Ci stava piccola speedrun, Ci stava. Quasi. Ma tra poco cado. Vabbè. Che sta facendo? Sta facendo un'energia. Ah, quella è la Pikmi che voleva rimorchiare Riku. Voleva Riku, sì. Sembra già più diverso rispetto agli altri, però. Eeeh! What? Minchia! No, è arrivato il volante. Sora? Proprio al momento giusto è arrivato Sora.
Ma a me sembra proprio che ti servisse, sai. Lui si chiama Neku, giusto? Neku. Comunque si sente abbastanza bene il gioco, non deve essere troppo alto, perché poi ci dobbiamo fare le clip. Si sente abbastanza bene sia il gioco che noi, raga. Se siete abbastanza gentili da risponderci, vi mandiamo un biscottino a casa. Biscottino. Anche indirizzo nella chat. Sì, dovete per forza scrivere l'indirizzo in chat. Per forza. Indirizzo, numeri dietro la carta di credito. Sì, quelli servono perché importantissimi, foto del davanti e del retro. Più che altro, più numeri metti, più ti arrivano i biscotti. Fare un flimoto. Guarda che figo che sono. Salvezza lì in mezzo. Mi farà anche in aria, figo. Guarda la lumachina. Più che altro è Electro Smash. Madonna, fa il danno. No. Pallucino. Boom. X. Sono diventato Elon Musk. Vabbè, non puoi usare i comandi. Madonna. Salvezza, zio. Se riesci. Non posso, non mi fa andare giù giù. Ah, non puoi, niente. Cos'è il graccione? Si sente bene, grazie mille Claudione. Grazie Claudio. Madonna. È arrivato a parare con lo scudino. Sentito. Oh, puoi essere comodo. Oh. Mori, madonna. Salvezzina. Vai. Godo. Più che altro la cosa più che è OP in sé, salvezza. Poi ti cura pure. Madonna, quello esplode. Lancialo sugli altri. C'è. Ma che figo questo. Yeah. Madonna, è incazzato! Yeah! Così. Sora. Grande Sora, comunque. Scatto sideway. Sarà quello che hai con Riku, ma con Sora, immagino. Ma sai che forse hai ragione. He got away. È scappato, Sora. Sora. So you must be Neku's partner. Comunque te lo dico perché tanto non lo faremo. Quando è finito il gioco, se torni in sta piazza da quel tombino esce un boss e se lui? No. Dimmi. E se lo ammazzi tira l'ultima weapon. Ma come cazzo lo sa uno che da un tombino esce un boss? Scusa. Perché poi quando finisci il gioco esplori per platinare. Sì, mi dirai, ha senso. Niente, Neku. I need you to stop annoying me. Beh, sei ancora dolce. Il bobo pick me girl. L'immaginazione di questo mondo. Da Riku. Esatto, devi spiegarlo in termini semplici perché Sora ci arriva dopo un po'. Il terzo distretto. Madonna. Ok. Aia, Neku. C'è qualcosa in sospeso con Joshua. Ma è un maschio. È femmina Joshua. Non penso maschio. Sei un maschio. Are we really gonna make it home? Sì, perché l'eroe del Keyblade ci metterà la pezza. O l'eroe Sorcio. O il Sorcio. Che è molto più probabile quello. Se Topolino non ci mette una pezza da qualche parte, non è Kingdom Hearts. Cioè, ora che allora, in Kingdom Hearts 1 chiude la porta. Esatto. Kingdom Hearts 2, in Kingdom Hearts Xenoblade Memories lasciamo perdere, aiuta sempre Riku, fa tutto lui. Tutto lui. Kingdom Hearts 2, sì, aiutato. Aiuta poi fare. Aiutato, sì. Qualcuno ha parlato della porta della Door to Darkness e arriva col mantello. Cioè, esatto. Topolino. Beh, senza il Topolux sarebbe veramente brillato, eh. Quindi un'imboscata. Beh, dov'è il terzo distretto? Boh, prova a andare qua. Andiamo di. Ah sì, guarda, c'è la chiave. Prosegui. Oddio, la prova a finire il mondo prima che. Prima di cadere. Di cadere, sì. Perché almeno così sei setup. Salva. Almeno sei setupato per sbloccare i mondi poi. Questo? Esatto, lasciamo. Vai avanti. Non diciamo niente. Non è successo niente in questa stanza. È solo un salvataggio normale. Giustissimo, eh. Dietro. Devo vedere. C'è qualcosa di strano. Ah. Dove cazzo andare? Il 3C. Ma no. Ma che c'è vai giù, non c'è un cazzo qua sopra. Se divento ricco, tipo. Mi danno 7 miliardi di euro.
No. Quindi il giallo. Madonna, piglia sto cazzo di giallo. Arancione. No, 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 tranquillo. C'è pure la, ci sono pure le frecce che te lo indicano. Lascia stare, guarda. Ma questo è il primo. C'è scritto uno. Proviamo. First, dal third. Sì, ma il 3 non aveva una porta di uscita. Magari c'è il viola. Camola. Oh, guarda, up. Vediamo se quella freccia punta a qualcosa o è solo per... Oh, punta a due chest. Due chest. Ma come cazzo abbiamo fatto a non vederle? Fatox, ciao. Quello era un mimic. Ciao, Fatox. Oddio, un mimic di quelli... Era un mimic. Stiamo facendo ad iOS. Usa, lui è un Apple user. È un Apple user. Ce l'ha fatto sapere, a modo suo. È arrivato e ce l'ha fatto sapere. Non c'è un cazzo quella viola. Sì, devi dovevi andare al primo distretto. Andiamo al primo ti distretto. Ti ricordi dove è il terzo distretto in Kingdom Hearts 1? Dal primo sì, c'è la porta. Dal primo c'è la porta, c'hai ragione. No, 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 no. Vabbè, salgo da là, zii. Piccola chest. Fantasia inopportuna. Ok, ci siamo. Sì. Ok. Spero non ci sia un boss. No, che se non cade. No. Esamino. Ciao, adios. Fatox. Oppure adios voleva dire. Prova un po'. Addio. Adios. In spagnolo. Non uso. No, no. Ma c'è la grande. Terzo distretto. Third district. Ti ricordi questo? Sì. Ok. Chissà cosa ci sarà lì. C'è la collega. La collega? Ah no. C'è il grande boss. Riku. Sì, perché nella storia di Riku l'avrei condotto qua, come hanno detto loro, e ora lo puoi finire. Figo. Dai. 1v1, bro. Ah, non ci siamo sparati un non farmi cadere. Non me lo posso sparare ora. No. Peccato. Prova, prova. Spellicano. Ma che usa gli attacchi, zio, se no usa gli attacchi col triangolo, se no non ce la fai. Scusa, ma vuoi vedere quanto no, danno inutile, zio. Vuoi vedere se fanno abbastanza danno? Sono un po' di danno? Forse lo stordisce, ma... Buonasera, buonasera, Fede. Buonasera, Fede. Palloncina. Culo! Niente, si è buggato il brother. Guarda, attaccalo. No, non penso sia molto fiero. Comunque ce la puoi fare se sfrutti gli attacchi. Sì, zio, per benissimo. Basta che usi tutti gli Electro Smash, devono andare a colpo. E i palloncini, insomma. Ma hai fatto un po' di danno tu anche. Perché l'hai beccato anche mentre cadevi. Ma? Ah, mi ha fatto la presa. Occhio, occhio, curati. Energia, energia, energia. Vai. Madonna, sto spammando. Ma sbaglio, l'ho già arato questo. Eh sì, è il primo boss del gioco. Non c'ho l'altro neanche. Perché hai salvezza. Ma non hai salvezza. Che cagolo. Madonna, non è arato. Sì, senza i palloncini non... Buono. Palloncino, palloncino. Elettro smashino. Bello. No. Ce la puoi fare, ce la puoi fare. Smash, boom. Godo. Perché continua? Devo fare lui ora. Bro, devo lanciargli quello secondo me. Probabile, sì. Sì, devo lanciarglielo. Ah, è una boss rush. Mi sa che forse è veramente una boss rush. Sì, prova a lanciarci quello, secondo me è una troppa intuizione. Madonna. No, no, cometa mi ha distrutto, è inutile. Vai. Madonna, raga, che boss fight. Fortissimo il tuo smash. Aia. Dai, dai. Forse ce la facciamo.
Dai, dai, zio. Non muori, non va giù. Vetro machine è pronto. Non gira. Ok, ora dovrebbe arrivare quello e provi a lanciarci quelli. Appena arriva. Sì, sì. Cioè, sennò perché sono lì, scusa. Giusto. Prova ancora, ancora. Forse perché era appena arrivato. Puoi girare la visuale. Ah, ok, minchia, me l'hai cacciata qua. Vai. Un altro? Secondo me no. Non dà segni che lo sta hittando. C'hai ragione. Colpiscilo? No, niente, è una bossa. Devo semplicemente fare una bossa. Però che palle, cosa si poteva fare allora? Cioè, mi facevano non farmi cadere e andavo. Più che altro devi rifartela poi tutta, forse. La pannaia della gallina sta quasi tutta. Oh! Ok. Smash. Bam. Madonna che danno. Palloncino. Comunque, palloncino. Questo è il terzo boss, eh. Vero. Attenzione. Poi hai pure il tempo bonus. Si potrebbe fare. In teoria, secondo me, tipo, queste animazioni non sono. Cioè, non ti fanno cadere la caduta. Non ti fa scendere la caduta. Palloncino. Devi andare di palloncino. Zio, mi stava caricando. Secondi, ti prego, dimmi che è l'ultimo boss questo. Qua ora cade, piglia i bot, ok. Allora faccio così. Godo! Madonna, l'ultimo! Così, madonna, mancava. No, non mancava così, tipo 10 secondi. Godo! Buono. Soddisfatto. Bella boss, bella sta boss. Right? Era un bella po' più frenetica per il tempo. Rispetto alle ultime, sono state un po' morte. Madonna, quando ci sono i caricamenti, zii, abbiamo la. Cristo Dio, la luce puntata qua. Sì, troppo chiaro. No, ma basta. Hey Josh, where'd it go? Somewhere hey else. Josh. Out of Traverse Town. Che vedo 02 spara le moto della capra. Grande bravo, Guat. Grazie ragazzi. Sento onorato. Farmi fare dei complimenti dalle persone che hanno giocato a Kingdom Hearts è tanta roba, eh? È un obiettivo nella vita. Ma sì, zii, scherzi. Cioè, sono le emotive della capra. E Claudio che mi dice grande bravo. Cioè, io posso andare a dormire proprio con un sorriso. Da qua poi. Vedi, hanno capito che sto di parlargli così. Sì, dopo un po' hanno detto. Ok, ragazzi, è un po' scherzo. Non ti parliamo come bambini, va bene. Vabbè, però Next, Sora a noi ci piace per. Aspetta, c'è secondo me il grande cazzo di Neku che fa Sora. Esatto. Thanks. Vedi. Lo ringrazio. You made it easier. Ah, yeah. Carino Neku. La Pikmi. Yeah. You're less dorky. Grande host di Nio. Belle le host. Once you find your friend, Sora, you should come hang out in our town. Dai, Shibuya. Raga, comunque si prova poi in live. Secondo me è figo anche perché te non l'hai giocato, no? E voi non l'avete giocato, Nio, quel gioco di sti qua. Ce lo scopriamo tutti insieme. Secondo me è una roba magari fighissima. Magari in realtà ora l'hanno giocato, l'hanno platinato, sono i stramaster. E siamo noi coglioni, dice. E ora chiudono la Serato, la Keyhole. Effettivamente non l'avevamo chiusa. Infatti, in teoria vorrebbe che chiusa. Spero bella sia forte la catena. Sembra fighissima, zii. Mi metto il mio carico. Dai, zii. Cioè, sono le 9, quindi si può. Coppa golosa. Direi di no. Brilla. Ah, devi cadere. Devi farlo con Riku. Brilla, allora. Vabbè. Andiamo. Ah, però non c'ho. Vabbè, cado. No, io mai giocato, infatti sono curioso di vederlo. A parte che allora, 87, attacco, direi magia. Attacco e magia, poi difesa non lo voglio. Affinità. Risveglio spiritico, cura completamente i tuoi spiriti. La prima volta che il loro piastro scende a zero, l'effetto dura. Boh, ma è una roba che lo faccio, poi non. Affinità, metti. Energia 50, suca. Affinità ora lenta caduta. Affinità. Affinità. Perché. Sì, infatti. Vai. Oh.
Secondo me ci sta un sacco. Ce lo giochiamo tutti in live appassionatamente. Lo scopriamo blind run, carino. Vado, vai. Visita, fatti, ricordati di mettere il Keyblade. Ah no, di non metterlo. Se le statistiche sono quelle. A meno che non abbiano statistiche diverse. Tu guarda. Ora siamo con Riku. Ecco, vediamo un po' Riku dall'altro lato che cazzo stava pensando. Vabbè, ora Riku è figo. Cioè, è Riku 1. Joshua. Cioè, la maglietta, i capelli. Ma è ancora stato Riku così, No, no, sì, sì, dico che ora è il Riku che abbiamo conosciuto tutti noi. Bravo, Riku. Why can't he be this quick on the uptake? Yeah, well, io lo sapevo, zi. Sora è un po'... Sì, infatti. Now, let's get down to the problem. Ora, ecco, ora parliamo di cose esatto. Serie. Madonna, zi, c'è proprio conversazione tra grandi, mentre Sora decide di parlare. No, Sora, non puoi fare. Il cuore. La ciolla. La pannaia del Sora. Vuol dire la Pikmi e i suoi amici? Deve andare alla Pikmi. La Pikmi girl. No, ragazzi, non fate così. C'è dai. Riku. Sora is helping them out. Sora è là ad aiutare. So what can I do? Actually, the Dream Eater just. Il Divino Sogno è appena riapparso nella piazza della fontana. Andiamo alla piazza della fontana. Lo sai che se metti play, arriviamo a 7 spectre. Riku. E lo metti, penso a lui. Something else you need to know. Devo dirti un'altra cosa. Soka! Ah no, le due città di mezzo sono separate da un portale. Ecco, parliamo un po' di questo. Pensavo che fossero mondi paralleli. Ecco, ok. Arriva ciò. Ma sembra, che mi sbagliassi. In che senso? Qua arriva. Come importante. Infatti, dopo che tu e Sora ve ne siete andati, sono andati. Shiki, non mi ricordo chi sia, attraversato per raggiungere il suo partner. Ha notato che il giocatore è un timer della missione. Quello che abbiamo visto. Sì. Shiki had more time left on her clock than her partner, and when Beat's partner crossed over from the other side, she had less time left. So time flows differently. No, 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 aspetta, non hanno ancora detto un cazzo. No, perché finora non ho capito un cazzo. Non hanno detto un cazzo. Nemmeno. Non hanno detto un cazzo. So what? That's true of any two worlds. Ok. Their home world would be running on a different time axis too. Yes, I understand that. Ma se queste città di mezzo fossero mondi paralleli, allora il tempo dovrebbe scorrere lo stesso. Esatto, ma la realtà è diversa. Infatti, perché il tempo non scorre. Ok, bravo. Ok, capito. Infatti. No, perché ci sono siamo semplicemente visti anche insieme. Sono semplicemente separati. Però non è come dicevano loro. C'è qualcosa che non quadra. Anche perché la scena dell'inizio che ti fa vedere Sora che guarda Riku, però tutto. Cioè, che non lo può toccare, ecco. Ti fa capire, magari. Una congettura, minchia, qua a parte la filosofia. L'avrò sentita 7000 volte proprio congettura in filosofia. Che siamo in. Norvegia. Ok. Sono in un sogno. In tutto questo importa a me e ai miei amici. Quindi non ho mai capito se sto sogno. Cioè. Perché le persone che incontrano sono persone reali, no? Sì. Però a parte gli NPC. A parte gli NPC, tipo quello non era il vero Grillo, il vero Pino. E come quello. Era Xemnas, non era un Xemnas fake. Anche dai. Perché non esiste uno Xemnas nella storia di Pinocchio. Infatti. Quindi questa parte è importante comunque, dice Fede. Esatto. Infatti ti ho fatto questa parte sì, raga, era impuntata. Cosa? Devo andare alla piazza Ah no, è perché Ryuku faceva il giro losco. Perché c'era la Pikmi e poi andavano qua. Esatto. Sì, sta parte mi ha... Fai un attimo le tue considerazioni, intanto che vado a Piazza della Fontana velocemente. Ma di considerazioni, zii, io sono un bambino confuso, mi sento Sora, te lo giuro. Però ti hanno detto delle cose molto importanti. Ho fatto uno skip della Madonna. Minchia. Guarda, cioè, guarda che loro ti hanno fatto delle... No, era uno skip dall'altro lato. Ti hanno detto delle cose molto importanti. Beh, che sono... Intanto sono in un sogno, cioè i mondi sono... Uno dei due in un sogno. Uno è il sogno dell'altro. Però già questi sono mondi dormienti. Quindi c'è. C'è uno che dorme nella dormienza. Esatto, uno dorme non nella dormienza. Tanderito, ma c'ho già Electro Smash, il triplasma. Boh, quello che.
cioè, sincero, non saprei. Io voglio ancora scoprire che cazzo è quel bambino che assomiglia palesemente a Xemnas e a Ansem che hanno trombato e hanno fatto nascere qualcuno. Oh raga, mi sto perdendo. Dobbiamo andare da. No, lo so dove devo andare. Che per, siccome volevo fare gli skip, alla fine. Alla fine ti sei perso. Alla fine mi sono perso per fare gli skip. Però più che altro volevo farlo io perché così te un attimo ragioni su tutta la carne che hanno messo al fuoco, diciamo. Ma non ne hanno messa troppa carne al fuoco. Troppa e troppo in poco. Infatti, guarda il retro della giacca di Rico, ho detto. Ah, beh, è vero. Minchia, questo non ci avevo pensato. Però io non gliel'avrei detto subito, cioè. Perché poi te lo fanno notare nel gioco. Minchia. Cioè, per tutto questo tempo io non l'ho notato. Ah, però poi te lo facevano. Te lo dicevano. No, mi sento un. Un coglione. Si può dire? Raga, non ho notato che c'era quel segno veramente dietro la giacca di Riku. Boh. Quindi penso che sia lui il dormizzolo. Sappiamo che è lui. Allora, sono tornato alla base. Ora faccio la strada normale. Infatti, no, non è uno spoilerino enorme. È uno spoilerino scritto, Fede. Però uno spoilerino. Vabbè, ci sta. Non è. Sì, cioè, c'ha la giacca con il segno non del gli dormenzolo. Hai detto una cosa importante. Quindi va bene. Boh, raga, mi sento come Sora. Quando la gente parla e Sora fa tipo. Dice, va bene, parliamo di cose serie quando non c'è Sora. Oh, ok. Raga, mi sento un coglione. Vabbè, dato che è stato detto, pensavo di dirlo, scusate per. Ma no, tranquillo. È che tanto non è così complicata la trama che non può. Che gli manca ancora un pezzettino da collegare. Quindi va benissimo. Minchia, io ho. Cioè. No, raga, ve lo giuro che mi sento veramente un coglione. Cioè, era così grosso, l'ho visto finora. Boh, vabbè. Sento un po' un coglionazzo, eh. Ah, bisogna fare così. Ok, cazzini, no. Comunque no, anzi, guarda, godo perché mi hai fatto scoprire una roba figa. Spiegheranno, esatto, spiegheranno meglio perché manca ancora tanto da collegare. Però ci sta, almeno l'hai reso molto più self-aware. Infatti, madonna, molto, ma molto. Più aware e basta. Anzi, mi hai semplicemente reso molto più. Hai presente i gatti quando sono tutti. Cioè, così, stava così tanto preoccupato nel cercare nel resto che non ho notato un cazzo di segno, cioè guardalo, che mi ricordo che quando nella collection di Kingdom Hearts andavamo avanti diceva che è quel simbolo che non è ancora spuntato, quello dei Nations di nessuno. Infatti, vabbè, minchia Riku che ride. Così poi capisci meglio adesso. Sì. No, guarda, hai fatto bene. Abbiamo fatto un'infarinatura. Esatto. Siete fatti della stessa pasta. Madonna, non sono fatto di pasta. Quella è la risposta da Sora, proprio. No, la risposta di Sora era ridere e sorridere. Ridere di gusto. Mi è deluso, so bene. Lui si sta triggerando, guardalo, madonna. Guarda che si sta triggerando, zio. Un punk. Madonna, senti che suoni. Madonna, guardami. Vabbè, niente. All right, now we ruffled its feathers. Ready to do this? Ready to do this. Lo volevano far incazzare. Sì, infatti. Ci siamo io e Ryan. In pratica andava fatto prima Riku nell'ordine logico. No, no, va bene tutte e due. Io devo andare anche perché stai facendo cose diverse. No, e non è che fai uno. In realtà non puoi fare prima uno e poi l'altro perché poi i mondi li finiscono entrambi, quindi per forza arrivi alla parte dove è finito con Riku. Salvo, sì. Sì, vai. Aiuto. Livello 19, Riku. Che Heartless di merda, Madonna Santa. Quale? Quello là. Che comunque è un Dimoras. È un Dream Eater. Wow. Fan di Kingdom Hearts. Con occhialino denti, emoji. Con l'occhialino fa. Allora, non è vero, in teoria andremo. Poi l'appagliaia di Xemnas. L'appannaia di Xemnas. Devo uccidere il Triceratopi? Per forza? O no? Andare avanti. No, devi ucciderli. C'era scritto
No, raga, c'era scritto sconfiggi il o sconfiggi i divorassogni? Perché se è il intende lui. Boom! Ma indietro sulla live. Ma che ho detto a... No, no, si sta... pentendo. Mi autopunisco. Madonna, raga. Vabbè, sì, fa XP. Ma dai, comunque, cioè... è normalissimo che tu abbia detto Arthas. Sì, a volte anche io avevo sparato tipo Nations quando iniziava sto gioco, esatto, perché avevamo appena finito Bird by Sleep. Ma a parte quello, ci sono così tante cose che madonna, raga, cioè, devi spammare di tasto. È già tanto che ti sei ricordato tutte le robe che mi hai detto. Madonna, madonna. Ma fai Fox. Ma sinceramente non so se lo fai, no? Plasma non è normale, sai. Cioè non è male. Ma cazzo ho detto? No, raga, non si sto buggando anch'io. Mi auto. Graccione. Graccione. Ciao ragazzi, sono grazie. Ok, non era da fare. Vabbè. Capacità console aumentata. E in più PS massimi, guarda. Non avevamo messo il comando extra prima. Te le perdi alla fine, strove, perché ora sono così forte che non sto a vedere. Sì, ogni questo io lo usavo come main. Oh? Joshua? Ah, è lei dall'altro mondo, però. Ok. Vai al terzo distretto. Anzi, pausa. Mettiamoci. Infatti. Console dei comandi. Ne hanno inventate di troppe di categorie di mostri, vabbè. Sì, io l'ho detto appena. Non so se c'eri magari in live quando l'ho detto. Intanto cosa metto? Kung Fu Ball? Vai avanti. Impatto magnetico. L'ho detto, cioè. Ho detto, ok, ci sono Heartless. Ci sta. Capisci cosa sono. Dopo due giochi, praticamente, dici, ok. Nations. Nessuno. No, no, indietro. No, c'era il Keyblade. Vabbè, sì, madonna. Sì, sono troppi. Nessuno. Poi dopo nessuno ci no, sono. No, in nessuno già che ci metti un po' a capirlo. Sì, 8-10. Cioè, penso che sia worth. Ehi, è più forte di quello di Sora. Sì, molto più forte, me lo metto. E in nessuno inizio un po' a dire, ok, aspettate un attimo, cosa sta succedendo? Poi arrivano i Nations e dici, chi cazzo sono questi? E poi divora sogni. Cioè, non potevano mettere tutti Heartless e basta, chi si è visto? No, perché detta così, cioè, detto il ha senso la roba l'esistenza dei Divora Sogni, ecco. Però... esatto, perché se ne parli così dall'esterno dici che sono troppe cose. Sì. Ma se poi piano piano seguirà la storia hanno perfettamente senso. Guarda come le cecchino. Ma zio, ma vai avanti. Oh, sono God Cecchino, scherzi. Guarda, guarda. Oh, ha droppato il frammento. Li droppa sempre quando fai la pionta. Ok, sì, qua, giusto. Secondo. Troppo facile poi. No, giusto. No, no, il terzo. Vado al terzo. Il terzo. Sì, sarebbe stato troppo facile, Claudio, hai ragione. Non, e non gli va bene a lui, come abbiamo già visto. Perché è bloccato il terzo distretto? Ah, dobbiamo fare il giro. Perché con Riku, a quanto pare, ci sono delle scatole e Riku. Non può, raga. Riku è tipo. Può usare l'oscurità, robe del genere. Ma. Non può. Ma le scatole, ragazzi. Non può trapassare le scatole. Ok. Perché trickshot? The third district. Cambiamo qualcosa a non mettere quelle scatole? Guarda. Sembra esattamente la scena di Sora. Jesse Pink. Ah, ok. Questa. E qua se n'è andato nell'altro mondo, capito? Sora. Tocca a te. E poi lui ha detto, Riku, ci penso io ora. Guardate che bello. Mamma che menata io. Minchia, sei un ganzo. Mamma che menata io. Jesse Pinkman. Questo è proprio Jesse Pinkman. Ci penso io, ragazzi. Morto. Si accascia a terra lentamente. Vedi che cade, fa... Sì, appena tocca prendo la storia. Adesso che non giobito. Minchia, come l'ha detta? Madonna, che nome strano. Sono viva, yo Mr. White. Yo, esatto, Mr. White. Esatto, così. E poi ti fa anche il trick della mania. Ti fa, yo Mr. White. Comunque, viva la Michele. Sei sopravvissuta a Teglia? Oppure Teglia alle 9? No. Ah, ti hanno già resquata da tanto, però.
Yeah. Stammi bene, ci ribecchiamo presto. Io. Say hi to Sora. Say hi to Sora. Sure. Bello sto mondo. È bello perché ci sono delle interazioni con persone che pensano. Ecco. sì, qua, con Rico diciamo che... Cioè io sono sempre stato abituato a Pippo e Paperino che seguono Sora. Una Sora che fa... aspettate ragazzi, ragioniamo. Sono arrivato a una cosa. Gliela dice, fa... Oh yo, avevi ragione! Oh yo! Rico invece già alza il livello. Esatto, alza il livello un sacco. Però comunque nulla da togliere a Topolino e sì, a Paperino, Pippo e Sora sono i miei genitrici. Ho rischiato la vita, ma sono vita. Catena di grazia pure. Ma non per due secondi. Ma è andato molto più più giù. No, perché non hai fatto il boss. Brutto farabutto. Aspetta, aspetta, parte seria ora. Ha preso Minnie. È onesto nella sua disonestà, va bene. I ragazzi sanno cosa sta per arrivare. Minchia, niente. Ho dei grandi piani per il caro Pietro e per tutti i mondi. Cosa c'ha Pietro? Pippo comunque quello più intelligente, anche secondo me. Pippo è il goat. Allora brutta notizia per te, quel giorno non verrà mai. Tu devi essere rabbia. Forse dovresti prendere un momento di pausa. Niente. Ma Topolino, sparagli un santa. Sì, appunto, Topolino, sai il gorgo. Stop, stop, zing, e vai. Ah, stop, zing. Si chiama così, quindi. Sì. Vediamo, dovrei cominciare con questo. No, non dire che rientra tutta l'oscurità. Pippo comunque quello più intelligente la dice lunga. la dice molto lunga. Molto lunga. Guarda che è incazzato, guarda che è incazzato. Topolino, tutti e tre. Che cosa vuoi davvero? Esatto, che cazzo vuoi? Sembra un po' i coglioni, ma non abbiamo mai capito cosa vuole. Sì, vabbè. Ok, inizia la ciccia. L'uomo che mi ha fatto scoprire il mondo al di fuori del mio. Ok. È stato lui, quindi lui all'inizio. Lo conosci? Come vuoi vedo. Ha condiviso tutto con me. Come conquistare un cuore per conto dell'oscurità? Beh, con Rico ha fatto la stessa cosa. E ancora più importante l'esistenza dei sette cuori di luce. Anche con Terra. Quelli che mi doneranno di più. Sì, vabbè, vabbè, non ti daranno un cazzo. Tuttavia, ha rotto le balle, sta magnificando. Sì, ha rotto le balle, ma tutto. Tutto. Ok, ha miscalcolato. Ah. Tipo Sora. C'è arrivata. A modo mio. Città dolente. Avete i dati di tutti i mondi, non è così? Mi. Cosa vuol dire? Coded the flashback. È carina questa transition, sì. Perché volete i dati? Temo che questo non vi riguardi. Gli spezzo il collo. No, no. Very well. Cosa cazzo sta facendo? Axel! Proprio lui! Gli spara Santa Minnie. Ma infatti. Magari sono messi in resto da battaglia. Ma non hanno notato che ci sono dei cosi rossi rotanti? E un portale della Madonna? Però quello allora è Lia, non Axel. Sì, Axel abbiamo già pure. È Lia. Vi eliminerò tutti a tempo debito. Sì, 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 va bene. Coglioni, dai. Si è cagata sotto, eh. Ha visto. Ma già. Perché ha solo tirato fuori il Keyblade. Effettivamente Topolino si gira e dice: che cazzo è sta roba? Eccolo il goat. Reckless. But gosh, I didn't expect you to save us. Il goat. Eccolo. Ti ho detto che sarebbe comunque arrivato in qualche modo. Lo sapevo. My name is Lee. Esatto. Lee. Got it memorized. Minchia il goat. Il goat.
Qua brividini, qua. Brividini, No, ma tu. Subito, ma poi, e poi ti riporta sul mondo qua recorded, vai. Che figo, zii. Figo, abbiamo visto Axel dopo anni e anni e anni e anni. Ha pure detto che lui è lì, non ce l'hai memorized. Got it memorized. Lì, me lo devo mettere in testa. Devo god it memorizzarlo. Got it memorized. Io aspettavo quel punto che lo dicesse. Sti mondi si sono livello Goat. Questi. Livello Goat? Sì, sono belli. Per essere mondi moschettieri. Disney, è, dei tre moschettieri. No, sì. Che bello. E poi. Questa è fantasia, quindi. Fantasia? Fantasia. Sono comunque Topolino. Sì. Cioè, sono. Questo ha 10 livelli in meno, quindi fai questo. Sono stile Topolino. Questo è comunque i tre moschettieri da fare. Cioè. Goat, zic. Cioè, andiamo? Io non mi aspettavo mai. Vai, vai, vai. Non mi aspettavo mai che ci dedicassero un mondo a sto film. Raga, sai che sono gasatissimo. Questo film l'avete visto? Io spero di sì, perché sennò facciamo un watch party in live, ve lo dico. Penso uno dei film più belli di Topolino che abbia mai visto. E. Ed ero piccolissimo, raga. Quindi. Per farvi capire. Che goat di film. Le tre moschettia. No, non volevo fare questo. Sabaku non l'aveva visto. Sabaku non ha visto i tre moschettieri. No, zì, se ci pensi, lui era già in metà. A parte che non c'era internet. Vero. Cioè, se te lo perdi, te lo perdi. Sì. Poi magari era già perdi. Stava già lavorando, che cazzo ne so. Ma sì, c'era ragione. Dai, fatti picchiare, guarda. Probabilmente se l'hai recuperato dopo averlo giocato qua. Ok, uno è andato. Sì, visto ma non me lo ricordo. Tocca fare un rewatchino allora, perché questo merita. Nazi, guarda, ci sono. No, zii, ci sono le pagine consola. Sì, perché il film inizia che c'è la tartaruga che racconta il film dal libro. Che quelli sono le pagine. Madonna, zii. Oh, dai che. Ok. Ah, è morto. Ah, ok. Visto ma poche volte. Giusto, perché merita di essere visto tante volte. No, c'è la seconda fase. Vabbè, tanto non hai subito danni. Sì. Madonna, però il turbo, secondo, cioè il tuffo è stato fatto, cioè molto più interattivo rispetto alla gomici. Però la gomici prima. Cazzo è sto attacco? Questo non mi piace. Che schiva. Sì, oh, vita. Ok. Va bene, almeno non è però. Occhio. Ma a quanto pare c'è una finestra che non abbiamo visto, perché sta ricominciando. Oh. Dai. Apri ste cazzo di bocce. Ha preso occhio. Quello è da schivare. Prova a colpirlo. No, ora no, sì. Cioè, di solito gli viene. Ma cosa cazzo devo fare? Sì, perché per essere un film Disney di successo deve. Esatto, deve essere visto almeno. Per evitare il supernatural. E poi quando va via puoi colpirlo. Dall'inizio. Ok. Sì, comunque i film Disney vanno visti almeno tre volte tutti nella vita. A parte quelli nuovi che usciranno, perché sono politica di corre. O politica di scorract. Prova. Ah, questo no. Anche a quelle. Poi puoi lanciarli, l'hai visto? Figo. No, questo è da schivare. No, così fa così. Okay. Vai. Minchia, diciamo. Perché hai dato subito la finestra? Vedi che è il secondo try. Perché è la prima. È quella prima di merda. Io me l'hai dato dopo un botto. Probabilmente l'hai ignorata una, forse. Madonna, ha cambiato. Schivata. No, non mi piace. Ok, bravo. Vai. Buono. È la prima fase andata. Se penso che devi rifarlo anche con Sora. Vabbè, ormai poi lo conosco, dai. Allora, sei arrivato quasi full vita. Devo nascondermi dietro le rocce quando arrivo. C'è quell'attacco. Ah, questo per ora è da schivare. Poi lo fa così. Pim, 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 pim. Sì, è più interattivo, ti tiene sveglia. Con le gumi ci stai di così. Però occhio, le gumi occhio, con le gumi. No, ok, no. Questo. Ok, ora ci sarà quello. Esatto. Dove sono le rocce? Stai dietro la roccia?
Comunque non si capisce la cosa che devi rimanere dietro la roccia. Ora puoi colpirlo forse quando si finì. Ok, sì. Ma no, l'ha switchato. Vai. No, vabbè. Forse qualche altro. Ma tanto guarda, gliene hai tolte due, quindi un'altra volta. Dai, carino comunque. Non mi ricordavo che si tornava a Traverse Town, quindi non penso si riesca a finire. No, anche perché sono molto stanco, quindi sono proprio stunnato, non stanco, cioè. Però c'è. Ok. E poi gli faccio frenata aerea. Ecco, t'ha colpito. Perché volevi fare la frenata aerea. Raga, la frenata aerea ci stava, eh? 2 minuti ed è questo try. Federico! Ma guardalo! Fede! Oh Fede! Ma cosa fai? Sei impazzito! Ma raga, ma potevi scriverlo con un messaggio, tranquillo. Fede! Era dentro la roccia comunque, frega un cazzo. Grazie! Grazie, grazie mille, Fede! Madonna! Così? Non so che dire. Doveva andare. Grazie mille, veramente. Non so come ringraziare. Grazie. Cioè, quanto pare gli garba il content. Gli garba il content. Non mi viene da dire. Oh, occhio G. Allora, ti prego. Ok. Non muoverti. Frenata aerea, la spariamo o non la spariamo? Non la spariamo. Ti prego. Ti prego. Hai spawnato, guarda, vai là. Hai spawnato ora. Grazie mille, Federico. Cioè, ora sappi che tu puoi andare a dormire sapendo che io andrò a dormire così. Minchia, Federico ci ha donato 2 euro. Grazie mille. Seriamente. Poi, cioè, non so ogni volta come rispondere. Sì, perché rimani. Più che altro è il gesto. Cioè, il gesto. Cioè, vuol dire che lui ha pensato proprio col cervello di eseguire quell'azione per questo content, cioè è quella la roba assurda. Non si può esprimere cosa stiamo provando, penso, in questo momento. Grazie mille, grande Fede, madonna, non ti posso dire più di grazie, però cioè, puoi dire, posso dire hanno aperto perché si è appena aperto, ma Io più di grazie non te lo posso dire, però spero che si riesca a capire. Però sia ancora qua e non che se ne è già andato, che altro, cioè. Spero che si riesca a capire attraverso uno schermo quanto effettivamente sono grato di questa cosa. Boss enorme. Madonna. Tanta roba, non so cosa dire. Va bene, ci vediamo. Spero che il nostro content ti garbi allora anche da qua fino alla fine dei tempi. Perché noi saremo sempre qui a portare Kingdom Hearts. Sì. Anche quando esce Kingdom Hearts 8, che c'è il tulipano del che c'è Sora che ormai è vecchio e quindi ha fatto un figlio con Kairi. E poi c'è uno di qui qua e Max, il nipote o il figlio di Pippo. Well, esatto. Che fanno l'amore. No! Fanno il sequel. Super fumetto, che figo. Devi premere giusto. Ganzo. Cambia realtà, super fumetto. Niente, sì, sono rimasto stunnato. Lui droppa la bomba e se ne va. Sono rimasto veramente stunnato. Keyblade. Vediamo. E beh. 12-10. E beh. Comunque sì, qua sparano gli attacco più così gratis. Devo uscire perciò la recupero. Ma sì, anche tranquillo. Se... Cioè, potevi scrivere con un messaggio. Sì, sì. Noi capiamo la tua gratitudine. Cioè, nel senso... Capiamo che ci tira noi anche solo stando in live. Per noi, anche se tu stai in live e ci segui, ci spari qualche commentino ogni tanto, per noi già quello è tantissimo. Esatto. Vi assicuro che anche solo Kingdom Hearts 5 non lo giocherei. Mi sa di sì. No, sì, lo giocheremo noi. Sì, sappi che, cioè, ricorda che tra un 1 e un 2, e quindi tra il 2 e il 3, se uscite un bot, tra il 3 e il 4, ci saranno altri 7000 giochi in mezzo. Quindi ci saranno altri. No, io intendo. Sì, esatto. No, è vero, non ci ho pensato. No, io intendevo quello successivo. Non intendevo il 5 effettivamente. Proviamo un po'. Di niente, raga, siete forti. Ma sei tu forte, Cristo, io. Ah, quello in giù. Cosa ti fa cura? Di cura?
Ok, bisogna capirselo. Com'è impatto magnetico? Qual è tra gli altri? Quello forte, che lo lanci sugli Heartless. È figo. Per livellare? Sì, vero. Spinello. Spinello. Ma è già aumentato. Che devo fare in aria questo? E poi segue anche i nemici. Infatti, tanta roba quella. Magia serve perché tanto il Keyblade ha appena aumentato da 8 a 12 l'attacco. Infatti. Possiamo andare? Direi. Guarda se puoi craftare il T-Rex. Ah, è vero. Spiriti? Spiriti. Crea. Creiamo un po' uno spiritullo. Ah, Fede, prima di andare ci darete il nome, sappilo. Possibilità di aumentare l'attacco. A no, quanto pare da qualche parte posso aumentare l'attacco. Ok, no, non si può. Sicuro? No, vedi, è quello lì. Ma io volevo fargli dare il nome a Fede. Vabbè, lo dà quando viene, se tanto deve andare. Magari se n'è già andato. Speriamo di no. Sir Kiro. La prossima volta che creiamo uno spirito ci darà il nome te. Te l'avevo già detto. Comunque ci darà il nome te. Ragazzi, sono sempre più... Niente. Sono sempre più felice di tutte queste live. Perché soprattutto questa, ragazzi, siete stati tutto il tempo a supportarci. Abbiamo avuto una media, cioè un sacco di gente. Poi ovviamente la ciliegina sulla torta è stata quella di Federico. Però siete stati tutto il tempo a supportarci. Una cosa bellissima proprio dalla nostra parte questa. Io un salvino me lo sparo. Sì, un salvino. The Big Sala. Mugurus? No, il Mugurus è un cazzus. Non è che mi posso comprare tipo i frammentozzi? Vabbè, avanti. Sì, direi, vado avanti. Gran salto? Forse lui. L'abbiamo messo solo a Sora. Che figo sto palazzo. Sotto c'è sicuro una big. Non penso ci puoi andare. No, devo passare da là. Però ti hanno fatto alcuni spoiler. Tipo su Dark Souls, quando vedi le big anime e poi devi passare da dietro. Quella la puoi prendere, che non avrà niente. Ultima e invece Karn. Sotto? Poi? Intermediamente devi andare. Ah, intermediamente. Qua sotto? Nell'intermediario? Nell'unico punto che non hai guardato. Che palle. Non c'è una porta segreta. Comunque penso che dopo le tasse di YouTube, quelle italiane, sono tipo 60. Ah sì, raga, facciamo, scusa, diamo un attimo un piccolo, una piccola... Cosa? Tips and tricks ai nostri spettatori, ecco. Perché no, voi volete supportare il nostro canale, ecco. E a noi fa piacere, però fa molto piacere. Dato che in Italia come Zeb89 se n'è andato per fare un esempio, dei 3 euro donati l'altra volta, 70 centesimi ce ne sono arrivati più o meno. No, dopo YouTube, che si prende la percentuale, erano 1,70 euro. Poi se ci devi tassare poi a fine mese dallo Stato italiano diventano 1 euro, quindi pensa su cifre grandi, quindi sì, era per quello, cioè nel senso, perché voi comunque spendete e perché volete supportare, però esatto, cioè è quasi, mi dispiace quasi, perché poi va tutto a YouTube o allo Stato, a meno che non sono, cioè non, poi non lo sì, fai come lavoro e hai cifre grandi. Non è che mi dà fastidio perché non mi arrivano i soldi, perché no, mi dà fastidio perché il vostro voi li supporto, usate, perché voi li usate e però vanno a YouTube e a, è quello, cioè parti sempre dal presupposto che lo fa uno perché vuole farlo, se no è improbabile che rimanga in live prendendo la cosa come una sorta di obbligo. No, assolutamente, ma infatti lo diciamo per quello che voi volete supportare, però va, cioè... Sì, guarda, preferisco che non donate, esatto, ragazzi, preferiamo così a sto punto. Perché a noi, l'ho già sempre detto, fa piacere il fatto che voi siate qui, è già tantissimo per noi, ok? La donazione è un qualcosa che ti scalda un po' il cuoricino, ti fa dire... Pensa quanto apprezzano il contenuto. Il contenuto. Però, cioè, se proprio vogliamo, cioè, per accettare, o mettiamo il link tipo PayPal, che così arriva tutto il supporto, cioè al 100%, o, però, lì devono stare, o fanno le sub, che lì ti arriva tutto, cioè...
Cioè, ma col link PayPal cosa. Cioè, nel senso, tu piazzi il link e Nella loro. descrizione. Ah, ok. Però si vede in chat o robe del Devo genere. collegarlo a Streamlabs. E o con le sub ti arriva al 100. Vabbè, ma ragazzi. Però, cioè, nel senso, basta che siete in live. Però era per Sì. quello il discorso che mi dà fastidio, che alla fine quello che Infatti. donano, Poi tra cioè, l'altro era manco per uno, due quello. ci hanno donati. Vabbè. Minchia. E tutto questo per dirvi che il vostro Che basta supporto basta, cioè arriva anche anche col messaggino. solo esatto, anche solo col messaggino. Non so, che te prima hai scritto boss, cazzo ne so, vi assicuro, anche Kingdom Hearts 5. Diciamo che anche voi lo fate per passione, perché se volete farlo per guadagnare non si fa molto, Esatto, soprattutto esatto. all'inizio, cioè, no, a noi Infatti. piacerebbe farlo in realtà, Assolutamente, perché piacerebbe a tutti guadagnare come degli sporchi sorci, però se non ci metti la passione manca tutto, esatto, deve perché non esserci c'è prima di base più, quello. ma è la base che poi su cui poi puoi costruire qualcosa, ma senza la passione crei una casetta che ci arriva il lupo dei tre porcellini e ci soffia e cade. Quella Fa così, di fieno, di con fieno, la piccola. Poi vi specifico. supportiamo perché siete simpatici e. Bravi in quello che fate. Ecco, questo messaggino Questo messaggino. fa tanto. Come la donazione, capito? Non per No, sminuire. no, assolutamente, raga, Ecco, assolutamente. ora sei svegliato perché No, mi no, stanno scusate, non volevo incazzando. dire. Diciamo, prendete le cose che dico con le Ah, no, era per pinze. memare. Sì, però magari può uscire un messaggio sbagliato. Però, nel senso, a noi fa piacere qualsiasi cosa voi fate, che ci mettete anche solo. Che passate, dite, oh, raga, stasera sono impegnato. Però sono passato a Però sono salutarvi. passato a Quello lì salutare. fa. Cioè. E lì Grazie. boosta il mood del resto della live. Esatto. Anche perché in questa live ve l'ho già detto che ero stanco all'inizio. Però, col tutto il supporto che ci avete mandato, sono riuscito a parlare con voi. Ho avuto delle interazioni, ecco. Capito? Infatti, vedi, le mie esperienze di live sono sempre state legate di più alla sfera umana. Il gameplay o quello che si porta in live poco conta. Sì, perché alla fine, se voglio vedermi Kingdom Hearts giocato, mi cerco uno Sì. che magari è il migliore al mondo e mi guardo il gameplay. Basta Se non. donare allora. No, non Basta basta, tornare allora, no, esatto. E, no, no, no. e, se invece voglio. Cioè, ti affezioni magari più alla persona che al gameplay. Se voglio vedermi un gameplay di Kingdom Hearts, mi cerco gameplay Kingdom Hearts 100%. Ok. Sì. Non mi fate vedere una Very live. Nintendo. Che Ecco. si fa le speedrun. Che lo batterò. Piccola sfida lanciata. Vabbè, fatto sta che comunque grazie mille. Non, cioè, siete per noi siete I dei Goat. GOAT. Siete dei GOAT Abbiamo detto perché. pure sincronizzato. Per farvi capire. Farvi capire quanto siete Goat. Perché, cioè, boh, il fatto che voi arrivate a donare dei soldi, una semplice donazione di 2 euro, fa Non è vera. semplice. È semplice se la guardi da fuori, Se la ecco. guardi da Se la Ciccio Gamer guardi 89. da Ciccio Gamer Ragazzi, 89. no, no, basta, cambiamo discorso. Ragazzi, il vostro supporto in live oggi un po' Oggi misero, eh. è un po' L'altra volta misero. era un euro in più, eh. Oggi è un po' misero. Male oggi. Ma Madonna Ciccio come Gamer. fai? Ecco, metti web un attimo. Io non capisco se queste cose perché o non hai emozioni Ma poi io direttamente. no, io più di quello non capisco la gente che poi continua a Cioè, il supportarlo. fatto è che a me arriva la donazione da 2 euro di Federico Monda che mi dice mi recupererò la live, grazie mille. E mi sento Cristo Dio, Gesù, cioè, mi sento bene perché vuol dire che sto facendo del bene, Cioè, ecco. immagina Mentre invece che ti arriva arrivano Ciccio solo 200 che gli donano euro. 700 euro e fa: No, ragazzi, ne Ma voglio sì. 1.500, donatemeli. Cioè, Comprato una lavagnetta. Spocchi Max, 2.000 Poi, euro. mentre lo scrivi sulla lavagnetta, devi far vedere il culo mentre vai verso la Ah, sì, lavagnetta, faccio giusto? vedere il Come la culo. clip di Ninja. Ah. Va bene, ok. Momento dissing a Ciccio Gamer fatto. Adesso dissing a Ciocherigno. Allora, ragazzi. Vabbè, Ci zii. stava, ci stava. Porta un po' di contenuto da far vedere a Federico quando torna. Ah, beh, è vero. Tanto si recupera grande discorso. Esatto, che lo riguarda. Fede, se stai guardando, Maximum grazie. E Response. grazie a tutti voi. Grazie, 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 grazie. Speriamo che un giorno potremo essere. Ma? Le Miglior sagomine. community di Kingdom Hearts. Potremmo creare una community della Madonna di Kingdom Hearts. E così almeno sarete fieri anche voi di essere stati i primi a supportarci. Anche perché, raga, cioè, non so, parlo per quelli che giocano a Kingdom Hearts. Cioè, tutti. Cioè, ma c'è qualche community italiana di Kingdom Hearts? Perché io volevo spammarmi. Ce n'è una tipo su Discord, ma è stramorta, nel senso. Non ci sono dei forum, dei Discord, proprio
picciotti di gente italiana di magari tipo cazzo ne so, uno come me che non ha un fratello che se l'ha giocato, magari va su un Reddit e dice no, oh, raga, com'è pieno, questa cosa, ma non italiani, non italiani, sì, è quella la cosa. Non ho mai donato, sinceramente, una cosa che non ho mai voluto fare, a parte il Prime sul sito mio. Vabbè, ma col Prime, cioè, lo vorrei su YouTube. L'ho preso come una sorta di incentivo, ve lo dissi, ripeto, siete bravi guaglioni, si vede. Siete bravi guaglioni. Ecco, già anche questa cosa, il fatto che tu non hai mai donato da nessuna parte, cioè, esatto, e a noi l'hai fatto. Cioè, che cazzo, sono meglio di Ciccio Gamer. Kingdom Hearts Italia, un cimitero monumentale. Esatto. Mi sa che questo l'ho capito. Fai, prova uno nuovo. Proviamo sinistra. Boy. Punti caduta e manni. Oddio. Ma che cazzo è che mi sta lanciando i leoni? No, è l'attacco del leone. Ti colpisce e ti fa too slow come Vanitas. Sorry. Sì, il sorry nasale di Riku. È il leone Vanitas questo. I formi italiani sono morti. No, sì, ma tipo un Discord, cioè, mi chiedevo per quello. Ma sì, più che altro farebbe strapiacere. Noi lo creeremo, saremo i primi a crearlo. Sono stoppato. No. Too slow. Troppo lontano. Non mi ha fatto un cazzo. Madonna, se ha vita questo leoncino. Oh, chi ha? Madonna, ma ci sono le ranocchie. Colpo, curati! Ok. Fidati, guarda. Palloncira. Boom. God. Quello dovrebbe essere. Sta per scoppiare. Ok. No, oh, posso andare. Vabbè. Non era necessario. Vabbè, hai fatto XP. Anche se sei un po' livellato. Ma sì. Vai avanti. Mega pozione che non abbiamo usato. Ok. Ricuozzo. Che io c'era non mi ricordo per niente i dialoghi di questo mondo, raga. Se ve li ricordate, c'è qualche membro dell'organizzazione, ci sono cose importanti. A me basta che in questa live ho visto Lee e Axel, facciamola. God is Memorize. E ha detto God is Memorize e io con lo zoom sulla camera. Minnie. Ma c'è Minnie nel tesoro, ma che cazzo? Oh, quello ti è bastato? Sì, zi, quello è bastato avanzato. Where are you going? Abbiamo visto anche Xemnas. Xemnas, pure. E... Io non so chi sia, raga, ma... sembra veramente tipo Ansem da giovane. Mettila lì. Giovane Ansem. Giovane fuori classe. Giovane Ansem. Ansem. Ma che cazzo è quello lì? La banda bassotti. Sì, dalla banda bassotti. Hai fottuto una valvola, bro. Riku. Oi, quit messing around. The boss is losing his patience. Oi. There it is. That's the gadget we need to retrieve. Ma è una valvola. Comunque poi si batte il record della speedrun della randomizer di Kingdom Hearts 2. Vai avanti. Da fare. Zi, beccati questa randomizer no hitron. Di cosa? È il video che ha fatto più views di Elden Ring, è una randomizer no hitron. Non la riesco a fare su Elden Ring. No, su Kingdom Hearts. I casi no hitran. No hitran randomizer pure. Già una no hitran. Secondo te è possibile una no hitran su Kingdom Hearts? Sì. Sì. Ma sì, zi. Anche perché occhio, questo è quello che ti fa cadere. Ah, vero. Lui ci sguazza. Ci sono meno variabili rispetto al The Ring. Quindi è più possibile se ci pensi. Ma zi, c'hai reflex in Kingdom Hearts 2. Sai che ci starebbe? Noi entra no, di Kingdom Hearts 2. Sei tornato indietro. Minnie dentro la scatola geometricamente aderente alla super. È la grande del gameplay. Va bene. Vero, zi. Spezza buio. Che è spezza buio? No. Tipo porto magneto che non sto usando. Assalto i nemici due attacchi rotanti in seguito. Uno scuro e uno di luce. Prova. Ah. Sembra figo. Tanto impatto magnetico non è forte come in Burp by Sleep che ti attira quelli vicini. No, quella è spirale magnetica. Ah, ecco perché. Impatto lo usavo, perché però era forte. Spirale è quello buono. Cioè lo pigliano da lontano e lo lanci verso un Heartless. In questo caso sono i corazzoni. Ma chi è che fa gravire a zero? Il bot? È uno dei nemici. Cose. Penso il gatto. Prova un po'. Cosa? Senza buio.
Bello, bello, meglio dell'altro. Scherzi. Mi fai solo questo. Devo temparci. Figa. Figata. L'interazione con l'ambiente non pensavo. E ora puoi grindare su quelli. Posso andare nel grind? Potevi già fare così da prima, però vabbè. Ma solo per la cassetta o no? Ne ha aperte due di strade, No, ok. Ah, mi dirai quella. Ma cosa che manca? Ah, madonna. Mi sa che ci sono. Oh, solo. Oh, è una big animazione, raga. Anatroca. Che cazzo di droni non mi raga con questa sola. Anatroca. Ciocco blocco. Vabbè, non capisco dove devo andare. Lì. Parte lì. Altra cassa? Altra big chest. Madonna, questa è piena. Blizzaga. Tanta roba o no? Ma meglio robe che hai già. Oh, ma in sta stanza si può sapere. Noi siamo entrati da lì, ok? Scendi da sotto. Scendi qua. Tu scendi dalle stelle o re del cielo? Non dobbiamo seguire. Non sono andati. Non so dire questa parte. Dobbiamo seguire la banda Bassotti fin qua. Ah, qua dove c'era il coso? Madonna, io non capisco perché a volte costa. È la tua lumaca. È che devo rigirare. Prova. Non penso. Forse qua. Si deve tipo. Non puoi colpire queste cose. Non puoi farci il fluimoto. No. Che strano. Raga, vi ricordate come si fa? Raga, sapete come si fa? Io avrei detto, boh, giro su questo. No, 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 quello l'hai già attivato, era per quelli. Ma non è che due cose. Scusa! Ma se sbaglio è caduto ora. Ah, dovevo picchiarlo. Sì. Sono un coglione. Come sempre. Vabbè. Ecco. Oh, la banda Vesez! Prima volta a picchiare un uomo banda Bassotto. Minchia, ora pigli botto. Pezza buio. Fortissimo! Sì! Non te lo ricordavi? No. Mica, uomo mi ricordavo sotto. Che era forte, però non lo usavo. Si vede che avevo un'altra build. Palloncira e se ne va. Esatto. Ma ghiacciato, sì. C'è Rico con la. Oh. Spezza buio e plasma. Vai che muore. Madonna! Oh! Minchia! Altri due membri, ok, giusto. Ora si è aperto lì. Pallonciozzo. Sto per cadere qui, eh? Eh sì, allora ci sta. Mega potion. Mega potion. Mega potion. Ok. Salve, salvati. Salviamo. Vedi se riesci a farti un'altra banda Bassotti prima di cadere. Mi caso. 22. Spacca il. Ma qua c'è la pannaia. Sicuro c'è una cesta, no? Dai, ma ha trollato, raga. Sì. Ok, già. Pianoforte a coda? Senza nulla? Era lì! Sei per cadere, devi cercare di fartelo. Hai 30 secondi. Cosa faceva questo? Ah. Provo subito, non l'ho ancora fatto. Swish è il danno. Che altro non, cioè, non devo morire. Madonna, guarda che incazzato proprio. Sta picchiando il mio amichetto. Devo andare. Spezza buio. Peccato. Spezza buio per i boss è veramente rotto. Che palle la roba del dormire. Zero. Sì, è. Sono 68. Eh beh.
Raido di vincita brilla, no? No, devi comprarlo. Perché? Dopo essere stato spazzato in aria, non lo vuoi comprare? No, quello che contrattacca, poi una merda. Non è Raido, cioè, non è quello figo che semplicemente fai e poi ritorni in piedi. No, no, è quello, per recuperare. No, è contrattaccare. Ti ricordi quello che sì, ma non vorrei che intendesse per recuperare l'equilibrio, no, e poter contrattaccare. Un quadrato era questo, con cerchio era l'altro. Allora fai attacco e magia. Sincero, sì, direi attacco e magia. E magia. E poi ho 8 PC che diventano 8 manni. Che palle. Ricosta tutto nel dormenzolo. Tanto si risveglia e c'ha la banda bassotti lì vicino. Sì, infatti, vabbè. Vabbè. Vedi l'introduzione di Sora. Che è diverso il mondo. Anche questo mondo è uno di quelli diversi. Ganzo. Ah no, fatti. Levati già il tuffo. Io sono bello stanchino. Sono le 10. Ti levi. Mi levo il tuffo e dai. Ragazzi, sono proprio soddisfatto, sai. Kabump. Kabump. Accumula 500. Ah, ok. Non c'è di quelli. Va bene, bello tranquillo. Un tuffetto tranquillo. Un tuffetto nella piscina dei bambini. Devo picchiare il no. Hai fatto troppo presto. No, mi è venuto singhiozzo. Raga. A me quando viene il singhiozzo mi rimane per 2 anni e mezzo. Cosa devo fare, scusa? Perché è rosso? Ma perché lo fai troppo presto? Semplice. Devi farlo quando manca poco. No. Ci arrivo. Godo. Ci dovevi solo credere. Mega flare. Mega flare rozzo? Oh, mega flare rozzo? Mega ferrozzo? Ma mega flare non l'ho mai usato. Faster! Aia, che infami. Madonna, ci ho messo l'uncino proprio. Ok. Ok. Hanno aperto. Si è aperto la zona. Hanno aperto. Guarda, l'ho presi tutti, sì, sono buoti. Godo. Faster. Minchia, infatti tuffo d'oro. Ma così! È perché hai fatto i tuffo d'oro, ti ricordi che ti davano le cose? Vero, allora devo cercare sempre di farli d'oro. Zì, guardali! Tutto spaventato, guardali. Ma che cazzo, vabbè! Tipo, madonna! Dai, topolino, faglielo vedere. Beh, questo non è il vero. Cioè, il topolino. Ricordo. Cioè. Topolino. King Mickey, are you okay? È il topolino del mondo, il topolino. Uh-huh. Ma gli esce il cappello. Cioè, lo ricordo il cappello, sì. What? Wait. Un attimo, è la stessa cosa è successa con Grillo. Sì, Sora. Sì, Sora, è la stessa cosa successa col Grillo e Tron. Proprio la stessa medesima. And that world isn't one of the ones that's asleep. I don't get it. Pippo ci prova almeno. Sì, Pippo ci mette la sua, comunque. Oh, I was wondering where I was. Ma sì, c'è un Keyblade strafuturistico, guarda, cioè, non si abbina per nulla. This it's a Keyblade. I know. You came from another world, right? Poi non ne sa in ogni mondo. In ogni mondo, la sa. My name's Mickey. I'm working on a problem. That's why I'm in this world. Sono ancora, non capisci come funzionano i mondi. Ma veramente, quanti giochi abbiamo giocato finora? Tipo, aspetta, quanti? Uno. Chain of Memories. Due. Bird by Sleep. Vabbè, 358. No, non c'è Sora, mi dirai. E neanche Bird by Sleep. Quindi tre giochi. I'm Sora. Let me handle him. Cioè, dopo il momento, lo so chi sei. Semplice, cioè, ha detto, lo so che sei venuto in un altro mondo, non lo devi dire, Sora. Se si fa correggere da boh, tutti. Ragazzuoli, vado. Tanto stacchiamo anche noi adesso, ci vediamo dopo. Sì, sì, sì. Vado sui libri, dopo la live. Studiare tosto. Ah, non ti ho chiesto, cosa studi? Così. Forse ce l'aveva già detto. Ah, comunque scusami, ma se te l'ho già chiesto, non me lo ricordo. Per curiosità, anche perché anch'io tra poco finisco la scuola superiore e non so che cazzo fare. Quindi nel dubbio. Cosa fai? Ecco. Però quello buio non c'è bianco. Vabbè, palla il Cira fa sempre quello.
quello che è esposto lì. Ok. Grande coso che ci spara flash alla faccia. Ok. Thanks. I sure owe you one. Some musketeer I turned out to be. Hey, hey, oh, ah, oh, where's the cazzo c'ha? Ancora. Ah, oh, ah, si sentiva da lontano un pippo tutto strano. Pippo, stai calmo, è tutto sotto controllo. Pippo. Ce l'hai fatta, Pippo. Pippo. Ah. Really? You mean we clobbered him? L'abbiamo fatti neri, no? Non penso. Non ricordo se l'avete mai chiesto. Studio lettere e filosofia all'università. Bello. Hey, Donald. Potrei diventare musicologo. No, zii, cos'è? Sembra fighissimo. Musicologo? Bello. Lettere? Nel frattempo studiare produzione musicale. No. Non ce l'hai mai detto. Fa le basi. Ma ti andiamo a seguire. Hai un Instagram, un YouTube, un qualcosa del genere. Ti fai roba. Un type beat da su cui fare le rime in live. Vai, freestyle over the Sora facciamo. Il più forte, Pippo. Pippo rimane il più forte. Pippo? In qualsiasi modo. Pippo proprio. Ah, il più forte. Sì, vabbè. Vabbè. You're not gonna let me come along? But you're not a musketeer, and this mission is fraught with danger. Vabbè. All the more reason I should help. Pippo faceva. Paperino se l'è svignata. Well, all right. Thank you. Ok. Great. Should we do the thing? Oh, mi mancava un po' Pippo Paperino e Topolino. Per forza scritto. È vero, perché scusa, no. Guarda che figo, è la entry. Country of the Musketeer. Carino. Musketeer da un giorno all'altro. È il proprio scene, vai avanti. Lo vedo. No, vai avanti. Vabbè, il film è tanto salta, lo sai, pari pari. Sincero, zio, l'ho visto quando ero un nano. Guarda il Topolux! Salva. Ci abbiamo, Keyblade nuovo da piazzare. Sì, Keyblade nuovo. God. Cioè, oddio, questo è uguale a quello di Rico. Allora li salvo, così almeno la prossima volta. Esatto. Madonna, ragazzi. Pensavo di fare più progress, installare più che altro. Non mi ricordavo. Non ti ricordavi di Traverse Town. Cioè, effettivamente avremmo finito. Saremo al mondo successivo. Se sì, ci pensi. Vero. Quindi va bene alla fine. Ah, guarda, perché se no saltiamo la live. Salvezza fa due. Spezzabuio ce l'ho. Allora subito. Sì. Posso dire no. Questo direi di lasciarlo così. Sto rifondando una band. Spero in breve tempo di riaprire. Di riaprire con loro i social e muoverci in quel mondo. Per la produzione musicale, sì. Scrivere, arrangiare, mixare, master. Raga, tanta roba. Rifondando una band, tipo. Sembra molto anni 90, no? Quando c'erano le band rock, sembra, sai? Molto film. Tipo. Rifondando la band. Come si chiama la scuola del rock? Quella. No, no, quello no. Però. Tipo, stile episodio del cartone. Quest'ultima che si rifonda è. La band. Quest'ultima è una roba da imparare, meno vero master mix delle tracce. Lo studio della musica, ricercatore. Bello. Cioè, scopri una nuova nota, tipo il Dorf. Cioè, dopo il raga, sol. Raga, inventiamo una nuova nota. Cioè, non penso che esista, perché i toni, i semitoni ci sono. Esatto. Facciamo i toni, i semitoni e i toni F. E i toni F. Toni, vabbè. Vabbè. Ragazzi. Chiudiamo. Salvo. Che cosa si può dire di questa live se non vengo dappertutto? Ciao. Si scherza. No. A parte scherzi, raga. Figo, sì. Sincero, è una cosa carina. Yeah. Comunque, è bella come cosa, perché secondo me io comunque sono stato. No, ho fatto. Espatriato. Niente, non sono stato espatriato. Cosa si fa domani? Non lo so. Dark Souls 3, direi. Oppure ci troviamo qualche live-etta carina da fare insieme, come facciamo sempre. Comunque, stavo dicendo che io suonavo il piano, no? Però poi ho avuto. Cioè,
mi ero trovato un punto in cui facevo troppe cose, ho detto ok, devo focussarmi su una. Quale faccio? Ho scelto la palestra, l'ho scelta bene, vabbè, che sia stata una scelta di merda, sì o no. Anche perché suonare è una cosa, secondo me, che ti riempie nell'animo. Perché riesci ad esprimerti a te stesso, secondo me. Perché la musica è tipo una riflessione di te stesso. Cioè, tipo io quando suonavo mi sentivo proprio che stavo parlando quasi a me stesso e cose del genere. Fatto sta che tutto questo per dirti che la musica, secondo me, è tanta roba. Tanta, tanta roba, perché, vabbè, cioè, è il classico discorso di quelli che a cui piace la musica, ma è un linguaggio universale. Nel senso, se ti faccio scurrarrarrarrarrarrà, lo capisci anche se sei dell'Indonesia. No, vabbè, sì. Questo per dire che se ti vuoi capisci esprimere attraverso... No, che con la musica ti esprimi, esatto, a tutti quelli che vuoi, ed è una bella cosa. E dove vai bene, musica o fitness è lo stesso, una fa bene al cervello, l'altra, esatto. E comunque, raga, non l'avresti mai detto, ma suonare, io suonavo il piano, non so, ma è la cosa più stancante, te lo giuro, che abbia mai fatto. Stancante, proprio il cervello a livello di mentale proprio, ma non so, non penso che utilizzi così tante calorie, ma rimani così. Oggi faccio dita, ragazzi. Oggi sparo un bell'indice, raga. Oggi indice, aia. Drop set di indice. Middle finger day. The middle finger day. Il pinky day si skippa sempre. Il pinky day è quello che si skippa, il pinky day. No, l'anulare day. L'anulare è merdoso per i pianisti, perché è attaccato all'articolazione del medio. Perché secondo me è perché skippano in realtà l'anulare day. Ah, dice solo per quello. Sì, raga. E vabbè, niente, tutto questo, bel discorso. Comunque domani vediamo, ci inventiamo qualcosa. Magari non lo so, si spara... Ma sì, raga, anche se... un tizio... No, non si spara un tizio, non penso, zio. Oggi faccio lo... Cosa? Come si pronuncia? Lo Schubert pull-up. Non so che sia. Ah, ok, pensavo... Cioè, no, non so quale sia. E... Sì, è vero, te fai cali. Ecco, ti spiego, ora vi spiego una piccola interazione che ho avuto a scuola e poi ce ne andiamo. Praticamente stavo facendo palestra, però a Busalla, che è un posto a fanculo, perché semplicemente mi trovavo in alternanza scuola-lavoro, ho detto ok, vado qua, così sto qua, ne provo una nuova. E ho beccato uno della mia scuola, beh, com'è, dai, com'è? E tipo, ho detto, ah, stai facendo panca piana, anch'io ho fatto panca piana, e iniziamo un po' a dirci i nostri pesi e così via. E ci faccio tipo, io faccio tipo, voglio detto, 90x4, roba del genere, ci fa, ah, bravo, bravo. E poi ci fa, ma lo sai fare un muscle up? E ho detto, il muscle up, per chi non lo sapesse, è una trazione che però allo stesso tempo ti tiri su, vai sopra la sbarra e fai un dip e ti alzi. In pratica tutto insieme, guarda. Ok, capito. Simulazione perfetta. Ecco, e diciamo che per i palestrati fare corpo libero è un po'... Capito, no? È un po' piangere. Vabbè, e quindi sono rimasto tipo... non so cosa sia un muscle up. Cos'è? Me lo insegni? Vabbè, piccola storiellina. Comunque, ragazzi, cosa si può dire di questa live, zi? Cosa si può dire? Si può dire che si sente proprio... Calistenico sborone. Si fa tipo, io inizio a fare 8 di muscle up di fila. Io ho fatto Axel No Damage. Ecco, vabbè. Io non so se sia più talentuoso fare Axel No Damage o fare Marluscia, come avete visto nella clip, così velocemente. Clip sul profilo Instagram. Quella clip, ragazzi, secondo me è stata fatta bene. Sì. Crash.clips. Non più il TikTok, perché sennò ci ho bannato. Perché... Ho sgravato. Aspetta che finisce, perché ti considera che sennò ce ne andiamo e mi dà fastidio lasciarlo così. Comunque, ragazzi, grazie a mille per il... A mille. Ma che cazzo dico? Riusciamo già... Allora, ma no, niente, ci pensiamo poi domani cosa fare in live, qualcosa si fa. Sì, solita sì, ora, sì. Stesso luogo, stessa ora. Stesso giorno. Posto, on demand. Stesso posto, on... No, comunque... che, ecco, una volta feci un muscle up, 30 dips alla sbarra, 30 trazioni, un muscle up. Tutti in una serie senza staccarmi dalla sbarra. Ma... No, zi, non è possibile, secondo me. Secondo me non è... No, fra. Cosa cazzo vuol dire? No. Cioè, sei tipo Axel, sei il Goat. Oh, tanta roba.
Cioè, una roba del genere, penso che ora sono mezzo definito, quindi qualche trazione ce l'ho, ma non un muscle up 30 dip e 30 trazioni di fila. E un altro muscle E up. un altro muscle up. Vabbè, grande zio, non so cosa dirti, sei Sei il troppo forte, GOAT. qualche Ti tua doniamo parte. 2 euro alla tua live. Esatto. Vabbè, grazie mille a tutti quelli che ci hanno seguito. Sono video Video munito. munito. C'ha Mandamelo su le Instagram. prove. Mandamelo su Instagram, così Tangenti. stasera so dove piangere. No, comunque, grazie mille ragazzi per il supporto. Come ho già detto, ve lo ripeto, ma questa live. Ero un po' svogliatino perché sono tornato a casa praticamente alle 7. Questo ho detto, vabbè, dai, bisogna farlo per il content. E raga, cioè, mi avete stravolto completamente la serata. S completamente stravolto. Completely straveled. Buona serata, è stato un piacere. È un piacere il nostro, fidati Claudio. Il È piacere, un il piacere piacere. farle. È un piacere farli ed è un piacere vedere quanto siete attivi. Cioè, è un piacerissimo. Cioè, diventa quasi, zii, dimmi di no. Diventa quasi, secondo me, arrivi ad un punto. All'inizio le fai per passione, ok, però non c'è nessuno. Arrivi ad un punto che dici: oh, che bello, vado in live e c'è Claudio, e c'è Marco, e c'è Gabri, ci sono tutti. Dai, dai, bro. E quindi sei felice, capito? Sì, non Sei. sei gridi di denaro perché non sono stati sostenutivi abbastanza con Non le perché non ti hanno donazioni. dato 1700 euro, ma solo Ragazzi, oggi il 1500. vostro supporto Sta un po' scarseggiando, Cioè, oggi no, no, oggi è stato bello, raga, però c'è un po' di più. Cioè, dai. eh? Hakuna Matata, ragazzi. Cioè. Va Vabbè, bene, ci raga. vediamo domani. E buonanotte. Buonanotte, grazie mille per il supporto da parte di tutti. Di tutti. E niente, ci sentiamo domani, come sempre, stessa ora. Speedrun di Elgato. Speedrun di Elgato? Vabbè. Ciao, regà. Buonanotte a tutti. Ciao 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 ciao.